Se mi sentite, buongiorno a tutti, vi ringrazio per questa iniziativa, che ritengo sia molto importante perché lo scopo fondamentale del nostro ente è quello di proteggere l'ambiente e per proteggere l'ambiente bisogna conoscerlo. Quindi la parte più importante del programma di gestione è proprio quella del monitoraggio e dello studio del patrimonio che ci è stato affidato. Un argomento particolarmente importante perché siamo in una situazione generale di crisi ambientale e quindi questo lavoro ha un significato particolare, soprattutto perché i parchi, nella mia visione, dovrebbero essere dei laboratori sperimentali dove si studiano delle strategie di convivenza tra l'uomo e l'ambiente. Quindi la nostra azione sotto questo profilo è molto importante e direi che la cosa principale è il nostro obiettivo, dovrebbe essere il nostro obiettivo principale in un paesaggio che purtroppo non è molto confortante, sia per quanto riguarda gli amministratori degli enti, soprattutto a livello regionale, che nei loro obiettivi parlano di tutto e molto poco di conservazione vera e propria della natura. Per fortuna ci sono quelli che all'interno degli enti lavorano e danno il loro contributo in questo senso. Quindi io vi ringrazio e seguirò con attenzione tutto quello che avete da dire e da raccontarci. Grazie. Grazie mille. Non so se il direttore vuole intervenire o se iniziamo subito. No, ok. Allora, iniziamo subito, entriamo subito nel pieno della presentazione, anche perché, come avete visto, il programma è piuttosto fitto, abbiamo i tempi molto, molto stretti. E infatti io premetto subito. Allora, innanzitutto condivido il mio schermo. Dovreste vedere la mia presentazione relativa al PITE in Biodivalto. Allora, innanzitutto mi presento, io sono Barbara Rizzioli, sono appunto il tecnico che lavora presso l'ente proprio per la gestione delle attività connesse al PITE Biodivalto. Cos'è il PITE Biodivalto, a cui dedicheremo proprio la prima parte di questa mattinata? È un progetto transfrontaliere, innanzitutto, è finanziato dal programma Interreg Alpotrà dell'Unione Europea ed è un progetto molto grosso, il cui obiettivo è quello di tutelare e conservare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso la condivisione di esperienze, di protocolli con ovviamente i partner francesi e tra partner. È infatti un progetto che coinvolge tutti i territori transfrontalieri, in particolare le regioni dell'Auvergne, Rhône-Alpes, della Region du Sud, e poi sono Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. È un progetto grosso che infatti è stato suddiviso in cinque progetti semplici, a parte il primo che è dedicato un po' di più alla gestione del progetto stesso. Sono quattro quelli che prevedono tutta una serie di attività sul territorio. Vi faccio un inquadramento veloce di quelle che saranno le attività presentate in questa prima parte della mattinata, facendo una premessa. Non sono state messe tutte le attività del FITEM perché altrimenti non ci vamo vivi. Quindi abbiamo deciso di selezionare solamente quelle che sono state effettuate sul territorio delle Alpi Coste, quindi aree protette e ZSC, quelle che hanno coinvolto il personale dell'ente, tecnici o personale di vigilanza, e o magari quelle che hanno riguardato specie e habitat che sono stati poco studiati negli anni e su cui sono stati fatti proprio degli approfondimenti. Allora, partiremo subito con, io ve li ho divisi più o meno con dei progetti che li hanno finanziati. Il primo è EcoBioDeep, quello che è partito anche per primo in senso cronologico e si è dedicato in grandissima parte alla conoscenza degli habitat. In particolare, durante la mattinata vedremo la presentazione del monitoraggio che è stato fatto sulle praterie scleriche, nelle oasi sclerotermiche che già conosciamo grazie al progetto Light Zero Grazing. Dovremmo vedere anche il monitoraggio di 3230 che ha coinvolto tantissimo il personale di vigilanza, anche se mi è arrivato adesso un messaggio da Alberto Selvaggi che ha qualche problema, quindi dovremmo shiftare la sua presentazione più tardi. È stato deciso di non presentare in modo completo i monitoraggi degli habitat 7240 e 7230
perché sono stati fatti solamente alcuni rilievi sul nostro territorio, mentre l'area di studio riguardava praticamente tutto l'arco alpino sud-occidentale, quindi eventualmente saranno oggetto di una azione successiva. Cobiodive ci ha permesso di approfondire tantissimo le conoscenze su due specie a cui io personalmente sono molto affezionata, sono due endemismi del nostro territorio, quindi Carabus cicroides e Salamandra lanzai, il primo addirittura uno steno endemita. Di questo avremo due presentazioni, quindi vado proprio molto velocemente. Dimenticavo, su Carabus cicroides, in occasione della settimana della biodiversità che è stata fatta a maggio dell'anno scorso, è stato fatto un video ad hoc che trovate sul canale YouTube dei Parchi Alpicocche, così come per i monitoraggi delle praterie steriche, grazie alla collaborazione del Guardia Parco Bruno Osseglio e ovviamente di chi ha partecipato alle riprese. Passando quindi a GBODIP, progetto semplice numero 3, che è quello dedicato un po' più alla gestione della biodiversità, vedremo il lavoro che è stato fatto sulla caratterizzazione delle aree umide finalizzato alla sperimentazione di metodi di riqualificazione di aree degradate. Quindi sono state individuate una serie di aree umide all'interno del nostro territorio, potenzialmente impattate dall'attività antropica. In particolare ci siamo dedicati all'attività di pascolo ed è stata effettuata una caratterizzazione che poi ci descriverà molto bene Guido, che fa guardia parco proprio dell'ente. Altro lavoro molto grosso è stato quello dell'applicazione del protocollo Alpage Sentinel. Come potete intuire, questo qua è un protocollo che abbiamo mutuato dai colleghi francesi, che ha come obiettivo quello di individuare dei comprensori pascolivi, degli alpeggi appunto, come delle sorte di sentinelle, di osservatori ambientali, che vengono presi come riferimenti per studiare, per analizzare i cambiamenti che ci sono nella vegetazione in relazione proprio a quelli che sono i cambiamenti climatici. Allora, i colleghi francesi lo stanno facendo già da diversi anni, noi siamo partiti l'anno scorso con il comprensorio pascolivo di Troncea, facendo dei rilievi vegetazionali e fitosociologici che verranno ripetuti, si spera, a cadenza regolare in modo da vedere proprio qual è la variazione della vegetazione in relazione ai cambiamenti climatici. La Regione Piemonte ha voluto implementare questo protocollo con una sperimentazione relativa all'entomofauna in modo da andare a vedere anche quali possono essere gli effetti della diversa gestione pastorale. Infine, applicazione del protocollo LAC Sentinella, che potete immaginare è un po' analogo a quello degli alpaggi, quindi in questo caso abbiamo dei laghi che fungono da osservatori ambientali. Anche in questo caso i colleghi francesi lo stanno facendo da diversi anni su diversi laghi alpini. Il nostro obiettivo è quello di andare a individuare alcuni laghi che possono essere monitorati nel tempo con delle analisi relativamente facili e poco costose, ma che siano ovviamente efficaci nel darci delle informazioni utili per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici. E in particolare andremo a lavorare sul Lago Nero, sui laghi della Balma, su cui è già stato fatto il progetto Alplace qualche anno fa, e il Lago Ruano, quindi qua in Val Sangone. Per quanto riguarda BioDisconnect, questo progetto semplice numero 4, è quello dedicato un po' di più alle connessioni ecologiche, è quello che si chiuderà a dicembre di quest'anno e molte attività sono ancora in divenire, quindi la maggior parte io mi limito a dirvi che cosa stiamo facendo, non ci sono attualmente ancora risultati veri e propri, se non per quanto riguarda il lavoro di caratterizzazione preliminare delle briglie che è stato effettuato dal Politecnico di Torino sull'alto bacino del torrente Pisone. Il Politecnico ha lavorato proprio in questo caso, mi pare l'anno scorso, con una serie di rilievi fatti da drone, in modo da andare proprio a caratterizzare il bacino, con la finalità futura, si spera, di poter andare a lavorare sulle briglie per il ripristino delle connessioni longitudinali, quindi una riqualificazione delle briglie tuttora esistenti che attualmente hanno qualche problema di stabilità. Si sta lavorando adesso su una mappa, nuovo su Salamandra Lanzai, per una mappa di idoneità ambientale che dovremmo poi riuscire a
proiettare al futuro in relazione ai diversi scenari di cambiamenti climatici, grazie al lavoro che sta facendo Davide e Giuliano. Dopodiché è stato fatto un'indagine su Papilio Alexander, che però sarà oggetto di una formazione specifica successiva. Sempre per BioDisconnect stiamo delineando adesso un'attività relativa all'inquinamento luminoso sui piroferi, insieme all'Università di Torino, il gruppo del professor Bertolino, che molti di voi conoscono, e quest'estate verrà effettuata anche un'attività sulla presenza in movimenti migratori dei chiroferi in alta quota, grazie ai ricercatori Patriarca De Bernardi, di esperienza più che nota. Infine, per quanto riguarda il progetto 5, ProBioDiv, si è lavorato nelle ZSC delle oasi xerotermiche e del Rocciamelone, dove è stata fatta una prima mappatura qualitativa dei servizi ecosistemici, in particolare in relazione, cioè sono stati individuati tre servizi ecosistemici che sono stati reputati prioritari, ovvero la fornitura di pascolo e foraggio, la prevenzione dagli incendi e il valore ricreativo. Sono state quindi individuate, dato un valore praticamente ai servizi ecosistemici di quest'area, che hanno funzionato da collante per quella che è stata la costituzione della comunità custode, Praterie Orchidee e Rocciamelone, che è avvenuta alla fine dello scorso anno, che ha proprio l'obiettivo di riunire quelli che sono i portatori di interessi interessati a diventare custodi di biodiversità e a promuovere questa biodiversità proprio come un fattore di sviluppo di questo territorio. Questo lascio un attimo la parola a Bruno Aimone, se vuole approfondire questo aspetto. Sì, buongiorno a tutti, sono Bruno Aimone, sono il tecnico del Parco Alpi Cozzi e insieme a Barbara Rizzioli abbiamo lavorato alla costituzione di questa comunità custode nell'ambito del progetto 5 del Piton Priodial, che si chiama appunto progetto ProBioDiv, cioè promuovere la biodiversità, perché come è stato detto inizialmente dal nostro presidente, noi queste attività di conoscenza del nostro territorio le facciamo appunto per la tutela dell'ambiente e della natura, ma oltre a conoscere il territorio e quindi la biodiversità che c'è nelle nostre aree protette, nelle nostre zone speciali di conservazione, è importante anche coinvolgere gli attori, cioè le persone che operano in questo territorio e far conoscere a loro quali sono appunto le peculiarità di questo territorio in cui lavorano. Peculiarità dal punto di vista naturalistico, quindi la biodiversità, perché si vuole con loro appunto lavorare per una conservazione, un miglioramento. Devono appunto rendersi conto che i prodotti, ad esempio lattiero-caseari che loro producono nelle strutture del peggio, derivano da pascoli che hanno una particolare ricchezza di tipo floristico e che sono quindi di valore, gli danno un valore aggiunto al loro prodotto. Per questa ragione siamo riusciti a mettere insieme sull'area del Monpantero e quindi Rocciamelone, Comuni Monpantero e Bussoleno, sempre nell'area Oasi Serotermiche e ZSC e Rocciamelone, abbiamo messo insieme operatori degli alpeggi, quindi le tre strutture d'alpeggio principali, tra Riondetto, alpeggio del Tour e alpeggio Costa Rossa, che sono tutti produttori di formaggi di buona qualità, e due strutture ricettive, un agriturismo, la Darbunera e il rifugio del Truc. Parallelamente hanno aderito ovviamente anche enti pubblici come i due comuni, i comuni di Monpantero e i comuni di Bussoleno, che già erano coinvolti nel progetto Life Serose Gresin precedentemente, e l'associazione fondiaria, che è stata proprio un po' il punto di partenza, perché in questo territorio con il progetto Life si era costituita questa associazione fondiaria Paradiso, che è entrata a far parte attivamente del nostro programma di comunità custode quindi è stato un po' il perno attorno al quale poi abbiamo aggregato altri operatori. E infine c'è una struttura una osteria, una struttura di ristorazione
associazione che a Bussoleno lavora utilizzando i prodotti di queste che derivano dalla produzione degli alpeggi e quindi ha aderito anche questa struttura di ristorazione che è la Locanda dell'Orsiera. Beh, questo è un po' il quadro della comunità custode che si è andata a costituire e attualmente partiremo a breve con una formazione specifica proprio per far conoscere agli operatori la biodiversità del territorio e come promuovere il loro territorio attraverso azioni di marketing territoriale. Ritorno la parola a Barbara per proseguire con i lavori. Perfetto, grazie mille. Allora io passerei subito la parola al primo relatore, ringrazio tutti i presenti innanzitutto, siamo in tantissimi, siamo in 50, lascio la parola, dicevo, al primo relatore, che non sarà Alberto Selvaggi, ma sarà in questo caso il ricercatore, libero professionista Giampaolo Bruno, dottore agronomo, che ci parlerà del monitoraggio post-incendio della flora delle oasi xerotermiche, quindi Habitat 6210 e 6240. Grazie Giampaolo. Grazie Barbara, grazie a tutti, grazie dell'invito. Condivido lo schermo con la mia presentazione. Eccomi qui. La vedete a schermo pieno? Mi date una conferma? La vedi Barbara, mi dici? Sì, la vediamo. Ok, la vediamo. Perfetto, grazie. Allora, vi vengo a parlare nell'ambito di questo progetto con Biodiver, Biodival, del monitoraggio post-incendio della flora delle oasi xerotermiche. Qui vedete un'immagine, stiamo nella parte centrale della Valle di Susa, nella ZSC delle oasi xerotermiche, che vedete evidenziata su sfondo giallo. In basso c'è Susa, a sinistra, a destra Bussoleno, in alto la vetta del Rocciamelone. La ricerca si è concentrata in particolare in due settori, il settore 1, cosiddetto Monpantero, e il settore 2, cosiddetto Foresto. Si tratta di un ambiente molto particolare, qualcuno l'ha definita un'isola di Mediterraneo nelle Alpi, qui attingendo da una presentazione della professoressa Barni del progetto Life Xerograzing, i motivi di questa peculiarità sono dei motivi climatici, per cui xero deriva dal fatto che c'è un periodo di siccità estiva molto marcata, la vedete nel climodiagramma in basso a destra, le precipitazioni medie sono sotto gli 800 mm e anche termiche perché le temperature invernali sono decisamente più elevate rispetto ad altre stazioni climatiche poste a poche centinaia di metri o qualche chilometro, diciamo. E c'è poi un altro fattore climatico molto importante, che abita in Val di Susa lo conosce bene, del Föhn, che spira mediamente per più di 60 giorni l'anno e nella zona di Bussoleno, Monpantero, è particolarmente importante e raggiungono velocità notevoli le raffiche di vento. Poi ancora c'è una questione di tipo litologico e pedologico, sono suoli che trattengono poco l'acqua e anche ha contribuito a determinare le peculiarità dell'ambiente e l'azione antropica. In passato, pur essendo dei terreni molto poveri e difficili, c'è stata un'azione di coltivazione, di messa a cultura per strappare qualche metro quadro di terreno da coltivare a cultura resistente alla siccità e principalmente la vite, e tutti questi fattori che vi ho appena elencato messi assieme determinano un ambiente molto peculiare. A noi interessano in questa ricerca soprattutto le formazioni erbacee, le formazioni aperte, ve ne sono due le più importanti che sono il 6210, l'habitat prioritario dei brometi con stupenda fioritura di orchidee, in questo caso l'asterisco è assolutamente dovuto. E poi con il già citato progetto Light Zero Grazing è stato individuato un altro habitat prioritario, le formazioni erbose steppiche subpannoniche, i cosiddetti stipei. Quindi siamo andati a lavorare in un range altitudinale compreso circa tra 700 e 1000 metri, un'esposizione prevalente a sud e una pendenza piuttosto accentuata per tutti e due gli habitat che vi ho menzionato. I suoli sono più profondi nei brometi perché sono soprattutto degli ex coltivi e ci sono invece dei suoli anche più superficiali negli stipeti, laddove invece non vi è mai stata messa cultura e vi è
un suolo poco potente. Allora, qual è lo scopo del lavoro? Lo scopo è stato quello di valutare lo stato della vegetazione in seguito al passaggio dell'incendio nell'ottobre 2017, incendio devastante che tutti ricorderete per ampiezza delle superfici che aveva interessato. Una breve cronistoria di quello che è accaduto, utile poi a capire anche i risultati e i metodi messi a punto. Allora, questo progetto è una sorta di prosecuzione del Life Xerograzing, iniziato nel 2014 e proseguito all'incirca sino al 2018 per la parte di campo e poi ancora nel 2019 per la parte conclusiva. In questo periodo il progetto aveva lo scopo di ripristinare e recuperare, se possibile, gli habitat erbacei mediante il pascolamento di ovini, per cui è stato fatto, è stato acquisito da parte dell'ente un piccolo gregge di ovini affidato ad un pastore, il quale ha condotto il gregge su questi superfici erbacee, in particolare sui due settori che vi ho menzionato. Nel frattempo il DBIOS dell'Università di Torino ha intrapreso una serie di monitoraggi piuttosto fitti su dei plot permanenti primaverili e anche in alcuni anni primaverili e post-pascolamento, cioè inizio estate. Poi è accaduto quello che già vi ho descritto, il terribile incendio che ha comportato necessariamente una temporanea sospensione del pascolamento e poi il pascolamento è ripreso negli anni successivi. E arriviamo al 2021, anno in cui sono stati rifatti i monitoraggi nei medesimi punti. Questi monitoraggi hanno riguardato tutta la vegetazione nel suo complesso su una quarantina di plot permanenti mediante un rilievo di tipo fitosociologico in cui sono stati individuati anche altri parametri, copertura del suolo, fitomassa, segni di incendio e del pascolamento. E poi ci si è concentrati su alcune specie particolarmente sensibili oppure peculiari degli habitat xerotermici, per cui tutte le orchidee presenti, nei 40 plot ne sono state individuate 8, sono state contate tutte quante all'interno dei 25 metri quadrati dei plot, nei 36 plot in cui erano presenti delle orchidee. Poi ci si è concentrati sulle steno-mediterranee perenni, 4 specie, e sulle steno-mediterranee annue. Queste sono state monitorate per tutti gli anni della sperimentazione, mentre invece il rilievo fitosociologico è stato fatto solo in alcuni anni, all'interno di subplot. Vi spiego con questa immagine. Il plot complessivo del fitosociologico è di 5x5 metri. Le orchidee sono state contate in tutti i 25 quadratini, mentre invece le steno all'interno di questi quadratini grigi che potevano variare per localizzazione da un plot all'altro. In alcuni casi il plot, per esigenze legate alla conformazione del territorio, sono stati di forma rettangolare, ma poco cambia. Allora veniamo ai primi risultati, partendo dalla vegetazione nel suo complesso. Iniziamo dalla figura di sinistra, dall'istogramma. Allora, in tutte le immagini che vi faccio vedere, l'incendio è quella freccia rossa che si inserisce nell'ambito di una, invece di un asse orizzontale in cui c'è sempre il fattore tempo, ci sono gli anni. In questo caso la copertura del suolo, cosa è successo con l'incendio? È abbastanza intuitivo quello che è accaduto, la copertura erbacea è calata drasticamente, è aumentato di molto il suolo nudo che ha messo anche in risalto qualche pietra in più, c'è stata qualche pietra che prima era coperta dalla vegetazione e sono stati danneggiati gli arbusti e gli alberi, i pochi che erano peraltro presenti nei plot individuati. Che cosa, come si vede anche da queste immagini, vedete in questo caso tutti i ginepri a distanza di qualche anno sono stati tutti completamente bruciati, qualche roverella in basso tenta di ricacciare, mentre ginepro non ce l'ha fatta. Sulla figura, sul grafico di destra, invece, all'interno della vegetazione, vedete le forme biologiche. Che cosa si nota? Che le emicriptofite, con il passare del tempo, riescono a recuperare, cioè le graminacee quali stipa, brome, festuca ovina, che sono le specie
dominanti di questa forma biologica hanno ricolonizzato il suolo nudo e si sono riaffermate. C'è stato un picco di terofite, cioè di annuali, nell'immediato post-incendio, le camefite si sono un po' ridotte e nel complesso che cosa si può affermare? Che l'incendio ha innescato un notevole ricambio di specie, con la scomparsa di alcune e la scomparsa di altre, ma questa successione vegetazionale ha avuto un effetto transitorio, così come dimostrato anche dagli indici ecologici, in cui c'è stato sì un picco di biodiversità nell'immediato post-incendio, ma anzitutto per dei valori statisticamente significativi, ma di entità nell'assoluto ridotta. E anche l'indice di Landod legato all'azoto ha avuto un piccolo aumento nell'immediato dopo post-incendio, ma poi si è di nuovo portato ai livelli precedenti. Con il passare del tempo sono tornate le specie presenti prima dell'incendio e le pioniere e le ruderali sono solo apparse fugacemente e poi sono scomparse. Questo perché? Probabilmente perché le condizioni climatiche, di cui vi ho detto nell'introduzione, sono così severe che solo alcune specie molto caratterizzate, molto specializzate, riescono a sopravvivere. Quanto vi ho detto è suffragato dal fatto che l'analisi per manova dimostra come la vegetazione del 2014 è tornata a essere assolutamente confrontabile con la vegetazione del 2021, mentre invece il 2018, immediato post-incendio, è stato oggettivamente diverso. La conclusione che si può trarre è che la vegetazione di queste ose nel complesso si è mostrata resiliente al passaggio dell'incendio. Concentriamoci adesso, diamo uno sguardo alle specie più caratteristiche. Iniziamo dalle orchidee. Allora, in questa figura vedete la linea blu è il totale di orchidee e stiamo parlando del numero medio di individui per ciascun plot. Sull'asse orizzontale ci sono gli anni di monitoraggio. Cosa è successo? Che negli anni di pascolamento, prima dell'incendio, tutto sommato le orchidee, pur con delle fluttuazioni, sono rimaste abbastanza costanti, quindi non hanno avuto dei danni evidenti dal pascolamento, anzi potrebbero persino essersene un po' avvantaggiate, questo probabilmente perché si tratta di specie liofili. Invece il dato che ci interessa molto è il trend di decrescita preoccupante che si è innescato con il passaggio dell'incendio. Dapprima, nel 2018 il dato era sì in diminuzione, il fatto grave è quello che è stato rilevato nel 2021, in cui questo trend non è affatto diminuito di diminuzione, anzi si è accentuato e la conclusione è che nel 2021 abbiamo incontrato la metà degli individui di orchidee presenti nel 2017. Quindi questo ci porta a dire che le orchidee sono poco resilienti purtroppo al passaggio del fuoco. Questo trend complessivo è determinato soprattutto dalle specie più importanti che sono l'Anacanthis pyramidata, l'Ophrys fruciflora e la Neotinea ha avuto forse variazioni meno accentuate ma anch'esse in diminuzione. Cambiando la scala, vedete parliamo di valori di densità decisamente inferiori, lo scenario non cambia anche per le specie di orchidee meno frequenti, per cui ad esempio vedete l'Anacanthis anch'essa discende, la Platanta e la Cephalanthera sono presenti con un numero di individui poco significativi, l'Epipactis ha un andamento un po' particolare, probabilmente ha dei picchi di fluttuazione suoi ciclici che su un ridotto campione non sono significativi. Nel complesso, quali potrebbero essere le probabili cause di questo calo numerico? Anzitutto, un loro indebolimento nel post-incendio per alterazioni chimico-fisico del suolo e del corteggio floristico. L'incendio non ha interessato solo la vegetazione, ma ha inciso anche sulla sostanza organica e quindi ne ha alterato le composizioni chimiche e fisiche. Andamenti climatici anomali, particolari periodi di siccità prolungata, fluttuazioni pluriennali peculiari dell'orchidea, hanno un ciclo molto complesso legato anche agli insetti, legato ai funghi micorrizici. E ancora, questo è un dato certo, invece i danni da selvatici, in particolare i cinghiali, stanno facendo molti danni nelle oasi xerotermiche, alle geofite e quindi anche alle orchidee.
Parlando di specie steno-mediterranee perennanti, che cosa è successo? Che la più importante, Linum subfruticosum, è stato danneggiato, vedete la linea rossa tratteggiata, già dal pascolamento. È una specie lignificata, probabilmente il calpestamento degli ovini potrebbe averlo già danneggiato. Poi si è aggiunto l'incendio e ha avuto un calo veramente drastico e quindi, essendo la specie più importante, anche il trend complessivo delle steno mediterranee perenni è in decrescita. Le altre specie, la Coronilla minima, l'Ononis, erano presenti con un numero di individui tutto sommato ridotto, non così significativo dal punto di vista statistico, così come la lavandola angustiforme. Le steno mediterranee annuali hanno invece un andamento difficile da comprendere nel suo insieme. Probabilmente questa loro ciclicità legata a un anno solo, alla disseminazione anno per anno, produce delle situazioni non così modellizzabili, non così semplicemente comprensibili. Qui faccio vedere il loro andamento complessivo. Sembrerebbe che l'incendio, tutto sommato, sì, le ha forse, ci si potrebbe magari aspettare che le avesse avvantaggiate, no? Perché creava uno spazio libero, del suolo libero, e queste si sarebbero dovute avvantaggiare. È stato non così marcato questo effetto, probabilmente andava aumentata anche la densità campionaria. Comunque ve le cito, per completezza, sono Asterolinum linostennatum, Ononis reclinata, Euphorbia sulcata, Linum strictum ed Echinops litro. Vengo a chiudere dicendovi queste poche considerazioni, che il pascolamento e soprattutto l'incendio hanno influenzato la vegetazione con effetti di durata ed entità differenti sui gruppi di specie vegetali. Qualcuno è riuscito a riprendersi bene, qualche altro gruppo invece meno. I due habitat 62-10 e 62-40 non si sono differenziati e questo è il motivo per cui non vi ho presentato dei dati disaggregati. I due habitat nel loro complesso di prateria hanno mostrato una buona resilienza al passaggio del fuoco e in pochi anni hanno ripreso una composizione vegetazionale paragonabile a quella prima dell'incendio in termini di copertura totale e di specie a maggior copertura. E questo è un bene. Invece, che cosa è meno bene è che le specie rare vulnerabili, quindi le steno mediterranee e le orchidee perenni e le orchidee, con il passaggio dell'incendio si sono numericamente ridotte in modo significativo e ancora questo trend purtroppo non pare essere tuttora ridursi, non pare ridursi. Questi dati sono dei dati ovviamente che necessitano di conferme in futuro e per questo è auspicabile che il monitoraggio prosegua ad intervalli regolari. Chiudo ringraziando tutti quanti hanno collaborato, in particolare Elisa Davì che mi ha dato una grossa mano in tutte le fasi del progetto. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Giampaolo, chiarissimo, sei stato perfettamente nei tempi, grazie mille. Allora, se ci sono domande immediatamente sul lavoro fatto nelle osi sferotermiche, sulle praterie sferiche, ma non vedo niente in chat, possiamo anche riunirle poi tutte alla fine, a meno che Giampaolo, se devi disconnetterti, vai tranquillo. Allora. Sì, magari le raccogli e poi rispondo singolarmente se riesco per email magari. Perfetto, ti ringrazio. Allora passerei subito la parola al Guido Teppa, guardia parco Enterpi Coste, che insieme alla ricercatrice Alessandra Gorlier e al tecnico Elena Ricazzoni del nostro ente si sono occupati proprio della caratterizzazione delle aree umide. Guido? Sì, mi vedi? Sì. Vuoi condividere? Faccio io? Sì, condivido. Ok. Dovreste vedere. Devo solo prendere la presentazione. Dovreste vederla. Sì, ok. Perfetto. Ok, perfetto.
Bene, io mi chiamo Guido Teppa, da circa un anno lavoro come guardia parco presso l'ente di gestione aree protette Alpi Cozie. Questa estate sono stato coinvolto nei monitoraggi relativi ad alcune aree umide presenti nella zona alpina delle aree in gestione all'ente. Il lavoro è stato eseguito sotto la supervisione di Alessandra Gordier, ricercatrice presso l'Università degli Studi dell'Arizona, e hanno collaborato Elena Ragazzoni e anche Barbara è stata presente nella fase di individuazione delle aree e nei vari sopralluoghi che sono stati condotti durante i mesi di giugno e luglio. Anche questa è un'azione che rientra nello studio del PITEM Bio di Valp, GeoBioTube. Allora, nel corso dei nostri monitoraggi estivi abbiamo in particolare ricercato le zone umide habitat di interesse comunitario classificati con il codice 7230 per viere basse alcaline. Ci si è concentrati sull'individuazione delle aree migliori, aree in cui si è cercato di capire quali fossero eventuali problemi gestionali e su cui quindi si è poi ragionato per fornire degli elementi gestionali che potessero ripristinarle e o valorizzarle e comunque tutelarle. Questa foto è una foto scattata alle Bargerie dell'Orsiera, come si vede la presenza della fioritura di orchidee accompagna sempre queste zone umide. Nei mesi di giugno e luglio ci si è quindi concentrati sui rilievi, prima sui sopralluoghi e poi sui rilievi di campo. Sono state impegnate 11 giornate. I dati raccolti sono poi stati informatizzati. Si è passati poi all'individuazione cartografica delle zone e ad evidenziare quali fossero le problematiche gestionali e eventuali metodologie per il ripristino, la valorizzazione e la conservazione. Su quali siti ci si è concentrati? Dunque, i sopralluoghi sono stati condotti in circa 15 aree. 15 aree distribuite in 5 ZSC in gestione all'ente. Si è poi scelto di operare i rilievi vegetazionali in 6 di queste aree, comprese in 4 ZSC, zone speciali di conservazione in gestione all'ente. Le 4 aree appena citate sono quelle dell'Orsiera Rochevet, Orsiera Rochevet, Champlace Estre, Gran Bosco di Salvertran e Val Troncea. Questa è una visione d'insieme delle zone dove sono stati condotti i rilievi. In particolar modo sono stati realizzati 16 rilievi fitosociologici, di cui vedremo più avanti. Una breve carrellata cartografica, questa è la zona dell'Orsiera Rochevet. La zona umida si presenta molto frammentata, in parte sulle sponde del rio sull'orografica destra e in parte una zona umida più centrale. Sono stati condotti 4 rilievi, 2 nell'area umida più centrale, 2 sulle sponde del rio. Questa è l'area che è stata scelta nella ZSC Champlace Estre, un sito solo, sono stati condotti sopralluoghi su altri 2 siti, ma questo è stato ritenuto quello più idoneo per effettuare i rilievi e per proporre delle tecniche gestionali. Sono stati condotti 2 rilievi, vedete in ogni diapositivo ho anche messo più o meno la superficie interessata dalla zona umida, nel caso di Champlain poco meno di 1000 metri quadrati. La zona del Gran Bosco di Salvertran, la testa della Sietta, sono state individuate 2 aree umide, 2 torbiere, piuttosto vicine, quella della Sietta vera e propria, poco distante dal lago, dal laghetto, e la torbiera sottostante di Fausimagno. Anche in questo caso sono stati condotti più rilievi, in particolare 4 nell'area di Fausimagno, perché la zona si presentava con una vegetazione a mosaico, quindi piuttosto frammentata. La
torbiera di Faussimagne dell'Orsiera e quella delle bergerie dell'Orsiera sono state quelle in cui l'habitat è stato rinvenuto nelle forme più tipiche. Andando avanti, in Val Troncea sono state individuate tre aree, quella di Zuberge, di Troncea con tre microaree e quella del Curè. Anche in questo caso sono stati condotti più rilievi, vediamo nello specifico la torbiera di Zuberge con poco più di 2200 metri quadrati sotto la borgata di Seites e poi le zone di Troncea e del Curè poco sotto la borgata Troncea. Vedete anche in questo caso le superfici, Troncea poco più di 2200 metri quadri e Curè poco più di 750. Come sono stati condotti i rilievi? Bene, sono stati fatti 16 rilievi fitosociologici su una, secondo la metodologia di Brown-Blanquet, su di una superficie di 2 metri per 2 metri, quindi 4 metri quadrati. La superficie ci è stata un po' consigliata, ringrazio anche Alberto Selvaggi che è stato presente in alcuni dei sopralluoghi e ci ha anche un po' mostrato i primi rilievi, diciamo, sono stati eseguiti insieme a lui. I rilievi sono stati eseguiti nelle aree rappresentative più omogenee, questo significa che dove la vegetazione variava è stato fatto un altro rilievo fitosociologico. Cosa si fa in questi rilievi? Praticamente all'interno dell'area delimitata si vanno ad identificare tutte le specie fanerogame, quindi tutte le specie vegetali sono state censite, sono state determinate, quelle che non eravamo in grado di determinare sono state determinate, sono state raccolte e determinate a casa o in ufficio con Flora d'Italia e Sandro Pignatti, sia la vecchia edizione che la nuova edizione. Su ogni area sono state prese alcuni dati come inclinazione, esposizione, quota, le aree sono state georeferenziate, quindi è stato preso il perimetro tramite GPS che ci ha poi consentito di riportare in cartografia le aree e di calcolare la superficie. Per ogni area, come già detto in precedenza, ci si è concentrati anche su una verifica dello stato attuale di conservazione che ci ha poi permesso di individuare eventuali problematiche di gestione che evidenziamo e che riporto nelle ultime diapositive. Quali sono stati i risultati? Bene, abbiamo censito 72 specie vegetali, tutte le aree sono state classificate come ascrivibili all'habitat 7230, torbiere basse alcaline. Le alleanze fitosociologiche rilevate sono state quelle del Cariccio in Lavagliane. Da qua si evince che la specie diagnostica, la specie più presente è proprio il Carex Lavagliana, di cui riporto qui una foto nelle diapositive successive. Alleanza fitosociologica spesso accompagnata dall'alleanza del Cariccio in Fusca, un'altra specie, il Carex Fusca, tipica delle zone umide e spesso molto abbondante. Tra le altre specie più abbondanti, quelle sottolineate sono quelle considerate come specie diagnostiche proprio di questo tipo di habitat. Numerose sono anche state le orchidee rilevate, in particolare la Dactylorhiza maialis, Dactylorhiza lapponica, che sarà anche frutto di una nuova segnalazione per la Val Troncea, quindi per un nuovo settore, diciamo, fitogeografico, dove non era mai stata rinvenuta, Gymnodenia conopsea, Gymnodenia odoratissima e Dactylorhiza incarnata sono quelle più presenti e che caratterizzano nel periodo di fioritura queste aree, che quindi diventano aree molto belle anche da un punto di vista floristico, quindi da un punto di vista paesaggistico. Infatti, nella direttiva Habitat, anche nel manuale di gestione della direttiva Habitat, non ci sono solo delle specie diagnostiche che configurano l'ascrivibilità dell'habitat a quello preso in considerazione, 7230, ma vengono sempre contrassegnate anche delle specie, diciamo che vengono definite specie di pregio naturalistico, di pregio floristico. E ho evidenziato in grassetto queste specie che sono, vabbè, quelle più appariscenti sono proprio la Sverzia perenne, specie rara,
specie particolarmente rara e vulnerabile proprio per la sua bellezza, tutte le orchidacee, ma in particolar modo le Pipactis, la Serapia pomeracea, e poi ci sono anche alcune specie particolarmente rare, come il Triglochium palustre, le Leucaris pulperflora, che sono state rinvenute in praticamente tutte le aree oggetto di rilievo. Ecco qua che vi presento alcune diapositive sulla problematicità e sullo stato di conservazione dell'area. Partiamo dall'area della Bergeria dell'Orsiera, area interessata soprattutto da pascolamento bovino non turnato e non razionato. L'area si presenta in un cattivo stato di conservazione. Probabilmente, se non si cambia il tipo di gestione, è anche possibile un peggioramento dello stato di conservazione dell'habitat. Parte del pianoro, in sostanza, delle bergerie dell'Orsiera è interessato da una superficie piuttosto grande di specie nitrofile dovuta all'eutrofizzazione in seguito al fatto che le mucche, quindi i bovini, praticamente vanno a dormire sempre nelle stesse aree più geomorfologicamente più favorevoli, quindi restituiscono le deiezioni tutte in quella zona. Questo innesca un processo per cui la vegetazione nitrofila a prevalenza di rumex alpino si autoconserva, cioè anche se noi togliessimo questo tipo di fertilizzazione sarebbe difficile innescare un processo di recupero della prateria se non asportando il materiale vegetazionale, perché il rumex alpino ha delle foglie molto grandi che diciamo che seccando e poi marcendo riciclano la sostanza organica e quindi l'azoto. L'area si presenta molto frammentata, come già detto in precedenza, cioè con un mosaico di vegetazione, ma l'habitat in questo caso si presenta molto tipico e rappresentativo. Il Carige da Vagliana è una delle specie più presenti in questa zona. Quali possibili interventi gestionali? Diciamo che riuscire a instaurare un buon rapporto con il pastore e magari riuscire a creare un pascolamento razionato e turnato con dei recinti, eventualmente stabilire dei passaggi per il punto acqua, quindi per far sì che la mandria vada ad abbeverarsi, ed eventualmente dei punti sale per diciamo far sì che le vacche si spostino in un certo modo senza rovinare troppo la zona umida. Diciamo che il tazzettamento, lo stazionamento delle vacche, che sono animali piuttosto pesanti, nella zona umida è uno di quei fattori di degradamento del tipo vegetazionale del corpo erboso. Passiamo ad altre due aree, la zona di Champlain è anche interessata in questo caso da pascolamento bovino, ma in passato era stata interessata da pascolamento ovino. Lo stato di conservazione è piuttosto favorevole, ma anche in questo caso potrebbe essere un peggioramento se non gestito nel migliore dei modi. In questo caso il calpestamento e lo stazionamento della mandria è la causa di degradazione del cortico erboso. Diciamo che anche in questo caso stabilendo un punto acqua e delle recinzioni mobili molto probabilmente la questione si risolverebbe piuttosto in fretta. Vedete che ho riportato una foto del Carige da Vagliana, che è una specie di oita, quindi presente individui maschili e femminili su piante diverse. La fioritura è piuttosto tipica, così come quella del Triglochium palustre. Non sono stati rari anche gli incontri con la componente faunistica, in questo caso le libellule erano nostre compagne durante i rilievi. La torbiera di Faussimagne, quindi siamo all'Assietta, si presenta così come quella del lago dell'Assietta a pascolamento ovino. In questo caso Faussimagne è in uno stato di conservazione piuttosto favorevole e stabile, anche perché l'ovino diciamo che degrada meno con il suo passaggio dovuto al peso inferiore la superficie. Spesso in questo caso abbiamo visto l'ingressione di una specie
erbacea di tipo trofica, una graminacea che si chiama Nervus stritta. In questo caso le possibili cause potrebbero essere una, il livello idrico di falda che si abbassa troppo, e l'altro una restituzione di fertilità, per cui si asporta la fertilità da una zona e si porta come deiezioni da un'altra parte. Anche in questa circostanza, probabilmente riuscendo a creare un pascolamento di tipo turnato, escludendo alcune zone dal pascolamento, diciamo che lo stato di conservazione potrebbe essere migliorato. Bisogna comunque sempre mettersi diciamo in testa che il pascolamento, almeno occasionale o a diciamo distanza di 3, 4, 5 anni, è comunque una di quelle componenti che permette alla vegetazione, soprattutto nelle aree a quota inferiore, di non, diciamo, di non vedere l'ingressione di specie arbustive, e quindi anche in questo caso il rischio di perdita dell'habitat 7230. La zona della Valtroncea, le tre aree si presentano con zuberge in uno stato favorevole di conservazione, tutte e tre sono interessate da pascolamento bovino. Quella che è in peggior stato di conservazione è la torbiera delle Curè, in questo caso perché molto calpestata, erano evidenti tracce di tazzettamento dovute al passaggio degli animali bovini. In questo caso un'esclusione per almeno qualche anno dal pascolamento bovino, e quindi l'utilizzo di una recinzione fissa, potrebbe essere la soluzione che, monitorata negli anni, può dare dei buoni risultati. Andando avanti, credo di essere stato presente troppo veloce, vi ringrazio per l'attenzione, segnalo il video che è stato girato quest'estate dal collega Bruno Seglio proprio in occasione di alcune uscite e dei sopralluoghi in principal modo, e anche di alcuni rilievi che sono stati eseguiti dal personale dell'ente. Vi ringrazio e ridò la parola a Barda. Grazie mille Guido, se puoi interrompere la condivisione. Sì. Allora, ti ringrazio anche per aver ricordato il video di Bruno Seglio, che io mi sono persa nella presentazione iniziale. Ne approfitto per dire che gran parte delle aree che ha presentato Guido saranno oggetto effettivamente di cantiere, diciamo, li chiamiamo così, ovviamente non è prevista alcuna opera infrastrutturale, ma sono semplicemente delle aree di intervento in cui andiamo proprio a sperimentare delle metodologie di conservazione per provare ad escludere il pascolamento, che è l'attività antropica individuata come più impattante in quelle aree lì. Quindi in gran parte delle aree saranno poste delle recinzioni nel corso di questa stagione pascoliva e poi quelle successive, in modo proprio da provare ad eliminare un po' quello che è l'impatto maggiore, e ci piacerebbe anche andare ad operare con un monitoraggio continuo della vegetazione al fine di vedere eventuali cambiamenti. Allora, io vedo ancora la presentazione di Guido. Perfetto, grazie mille Guido. Allora, a questo punto io dico la parola fine ad habitat e specie vegetali, e passerei la parola a Luca Anselmo, che si occuperà di presentarci il lavoro che è stato fatto su Carabus. Grazie Barbara. Allora, condivido anch'io la presentazione. Arrivo, eh? Ok, si vede? Perfetto. Allora, volevo solo metterla in grande. Voilà. Sì, io ho avuto questa fortuna, dal mio punto di vista enorme, di potermi occupare di una specie veramente molto, molto particolare, molto interessante, soprattutto emblematica, forse la più rappresentativa dal punto di vista della particolarità
del nostro territorio, del territorio delle Alpi Cozie, ovvero questo insetto, questo carabo. Il Parchi Alpi Cozie mi hanno appunto dato un incarico per approfondire la sua ecologia e capire un attimino quali potevano essere le minacce che incombevano su questa specie rarissima. E poi insieme a Barbara Rizzioli abbiamo pubblicato un articolo scientifico che appunto riassume un pochino i risultati di questo studio. Io adesso faccio una presentazione che va anche, come dire, a descrivere un po' più nel particolare questa specie, di modo che possa essere, come dire, del materiale utile eventualmente alla divulgazione di questo animale, che effettivamente può essere preso come una specie bandiera di questo territorio. Allora, io parlerò della sua morfologia, chiaramente tutto in modo molto sintetico, della sua ecologia, delle minacce e anche una curiosità storica che riguarda chi prima di noi si è occupato di studiare questo bellissimo animale. Questo è l'articolo che nominavo. L'ho messo lì, insomma, perché i tempi non permettono una spiegazione, come dire, approfondita delle varie analisi statistiche che abbiamo fatto. Poi in ogni caso si può fare riferimento a quell'articolo, oppure sono chiaramente a disposizione per tutte le curiosità che potrebbero venire fuori. Allora, sulla morfologia, intanto questo carabo è considerato uno dei più belli. E così come molte altre specie di questa famiglia, un coleottero particolarmente lucente che ha dei riflessi bronzati o verdi. Quello che vedete qua è un adulto, sono tutti animali questi che vedete fotografati in vita, non abbiamo praticato nessun tipo di uccisione. Questo che vedete a sinistra è un adulto. E invece a destra abbiamo una larva che era nota soprattutto per via di un disegno che Sturani, uno studioso di coleotteri, aveva fatto negli anni 60. Allora, la caratteristica principale di questo animale è di avere la parte anteriore del corpo, cioè la testa e il torace, particolarmente assottigliati, e poi vedremo perché, soprattutto nella larva. Le mandibole sono anche particolarmente allungate rispetto ad altre specie del suo genere. Il corpo è appiattito, che gli permette di riuscire a infilarsi nelle fenditure di roccia anche piuttosto anguste. E come dicevo, un colore particolarmente lucente, metallico, bronzato olivastro. Si può confondere, e qui ci metto un piccolo approfondimento, con un'altra specie molto simile con la quale è imparentato, ovvero il Carabus depressus, che ha questo nome simpatico. Guardandole così in bianco e nero per non farci confondere dai colori che sono molto variabili, si potrebbe fare il gioco delle differenze, ma ve lo salto. E quindi sostanzialmente la differenza principale che ci aiuta a distinguerli è la proporzione che c'è tra l'attaccatura del torace rispetto all'addome e rispetto alla testa, okay? Rispetto al capo. Nel caso del Carabus depressus abbiamo praticamente due inserzioni che hanno la stessa larghezza, mentre invece nel Cicroides abbiamo proprio una rastremazione, quindi l'attaccatura verso la testa è decisamente più stretta, proprio perché ha un'ecologia particolare. Infatti questa caratteristica gli serve soprattutto per riuscire a predare in modo efficiente la sua preda esclusiva, ovvero il chilostoma glaciale, una chiocciola ad alta quota piuttosto diffusa che rappresenta la sua unica preda. Infatti questo animale, il Carabus cicroides, vive in alta quota presso le vallette nivali che possiamo trovare in alcune ristrette aree delle Alpi Cozie, ad una quota compresa tra i 2100 e più di 2700 metri, più o meno, diciamo che mediamente non lo si trova facilmente al di sotto dei 2300 metri, quindi veramente vive molto in alto. Per cercarlo è stato necessario andare a ispezionare moltissime aree, andandolo proprio fisicamente a ricercare al di sotto delle pietre. Vive con esposizione prevalentemente a nord. Come dicevo, è strettamente elicofago, che vuol dire che si nutre di chiocciole. Okay? Questa chiocciola in particolare, il chilostoma glaciale. Sostanzialmente l'allungamento del suo corpo gli permette di riuscire a entrare all'interno dell'apertura della chiocciola e riuscire a mangiare l'animale.
questa è la chiocciola in questione, che è ben più presente del Carabus cicroides, perché effettivamente il Carabus cicroides ha delle esigenze climatiche ancora più ristrette di questa specie. Come dicevo, è possibile confondersi col Carabus depressus perché si assomigliano molto e la motivazione risiede nel fatto che sono strettamente imparentati. Uno degli aspetti più affascinanti, infatti, del Carabus cicroides è che molto probabilmente si è speciato, o meglio, si è evoluto sulla sommità di alcune montagne delle Alpi Cozie che sono rimaste fuori dai ghiacci durante le ultime glaciazioni, separandosi così da un pezzo di popolazione che invece è riuscita a migrare più a sud, sopravvivendo appunto all'arrivo, alla copertura dei ghiacci. Oggi queste due specie tornano ad essere in contatto, perché chiaramente i ghiacci non le separano più, hanno ormai caratteristiche morfologiche ed ecologiche differenti, ma si conoscono molto bene, anche fin troppo, e poi vedremo perché dico questo. La caratteristica più importante, sicuramente dal punto di vista conservazionistico, del Carabus cicroides è di essere uno dei carabi più localizzati che abbiamo in Europa. Al suo genere Carabus, appartengono 132 specie ed è considerata una delle due specie più localizzate d'Europa. L'altra è anch'essa piemontese, è il Carabus olimpiae, abbastanza famoso perché è protetto secondo la direttiva Habitat, mentre invece purtroppo per il Carabus cicroides non ci sono al momento delle indicazioni legislative precise sulla sua conservazione. Quindi viene chiamata specie steno-endemica perché oltre ad essere endemica di un territorio è anche estremamente localizzata, con distribuzione puntiforme, vive sulle dorsali che separano la Val Chisone dalla Valle di Susa e dalla Val Germanasca. Come dicevo, uno dei carabi più localizzati, occupa circa 212 km quadrati, okay? Quindi tutta la sua distribuzione nel mondo è concentrata qui. Per fortuna, circa l'85% del suo areale ricade all'interno dei parchi alpicozzi, che quindi possono veramente vantarsi di avere un insetto così raro e hanno chiaramente una grossa responsabilità nella sua conservazione. Veniamo velocemente alle minacce. Giusto così per spiegare in modo più semplificato possibile cosa va a succedere, diciamo anche che questa specie si presta bene a raccontare un pochino una dinamica che non riguarda soltanto lui, ma riguarda molte specie di alta quota sulle Alpi. Ok, in questo schema fatto a disegno, noi immaginiamoci che la montagna presenta un'area idonea per questa specie nella sua parte superiore, col riscaldamento delle temperature l'area idonea inizia a rarefarsi, a spostarsi verso l'alto, e a perdersi nella parte in basso, ok? Qui dove vedete in giallo è l'area che possiamo immaginarci venga persa con un determinato riscaldamento. Con ulteriore riscaldamento l'area in cui la specie va ad estinguersi aumenta ulteriormente, mentre l'area idonea chiaramente si va a ridurre. Questo perché la montagna che era stremata, e quindi, morale della favola, aumenta brutalmente la frammentazione e diminuisce la superficie che può occupare questa specie. Okay? Per cui immaginatevi queste cime, in realtà siamo già abbastanza in questa ultima situazione, non presentano più, come dire, una continuità di area idonea, per cui c'è un'interruzione sia del flusso genico che anche proprio della permeabilità di questa specie all'interno dell'ambiente. Gli stessi colori indicano, visti dall'alto, proprio le aree che abbiamo individuato con i modelli piuttosto complessi che ho elaborato come aree idonee, aree che verranno perse, ok? Per cui questa, senza indicazioni geografiche particolari, è l'area in cui è presente la specie, ok? Ipotizziamo che nel 2050 l'area verde sia quella che rimane a disposizione per questo animale, quella gialla sia quella che viene persa, ok? Nel 2050, secondo lo scenario climatico più, come dire, ottimistico, quindi con un incremento di temperatura inferiore, è questa. Ci spostiamo a destra, sempre nel 2050, secondo la previsione climatica più nefasta,
vedete che si va a perdere una grossa, grossa porzione di area idonea. Guardando ancora più in là, verso il 2090, di nuovo secondo gli RCP 2.6, cioè secondo la situazione più ottimistica, comunque avremo una grossa perdita di habitat per arrivare alla completa estinzione di questa specie se dovesse verificarsi lo scenario climatico peggiore. Questo perché sostanzialmente, e qui vedete di nuovo queste RCP, che sono sostanzialmente le concentrazioni di gas serra, nella situazione in verde, quella più ottimistica, che però ormai possiamo tranquillamente dire che ce la possiamo dimenticare, si avrebbe una lieve perdita di chilometri quadrati di area, mentre invece, secondo quella peggiore, avremo proprio la completa estinzione. Noi dovremmo trovarci più o meno qua in mezzo. Ok, per cui in ogni caso si prevede un declino di questa specie. Anche la frammentazione è un fattore importante che va a influire su questa previsione, in quanto la dimensione media delle patch, delle aree, piccole aree in cui si trova, va a diminuire notevolmente secondo anche lo scenario più ottimistico. Gli effetti collaterali sono quelli di cui mi sono occupato negli ultimi mesi, facendo uno studio sempre su questa specie, però su un'area campione, quindi non su tutto il suo areale, ma su un'area dell'Orsiera. Infatti dobbiamo immaginarci che oltre, come dire, alla perdita di area idonea dal punto di vista climatico, chiaramente ci potrebbero essere altre specie che reagiscono in modo differente, ok? Per cui uno dei pericoli che si ravvisano per le specie di alta quota in generale, pensiamo anche per dire alla pernice bianca o altri animali, è quello dell'innalzamento della tree line, ok? Per cui i pascoli di alta quota vanno a schiacciarsi e invece il beneficio viene riversato tutto sulla vegetazione arborea che inizia ad alzarsi di quota, fino ad arrivare a strozzare di molto l'habitat della cosiddetta tundra alpina. Insieme a questa, alla vegetazione, potrebbe salire di quota anche, ad esempio, il Carabus depressus, che non vive proprio al limite dei pascoli con le rocce, ma vive anche in zone boscate. Per questo motivo ho fatto dei modelli, però, climatici, non sull'innalzamento della vegetazione, perché è difficile da prevedere, sulle temperature invece siamo un po' più bravi, e quello che viene fuori è abbastanza interessante perché voi vedete in queste cartografie la distribuzione potenziale in un'area campione del Carabus cicloides, quello del Carabus depressus, quello della chiocciola, che come vedete è molto abbondante, i colori caldi indicano una alta, elevata probabilità di presenza. Quello che succede è che queste due specie andranno a sovrapporsi dal punto di vista di nicchia ecologica e spaziale sempre di più. Questo perché, mentre per il Carabus cicloides si prevede, come abbiamo già visto nello studio precedente, un declino con l'avanzare del tempo, l'incremento delle temperature, per il Carabus depressus, se non altro nel periodo iniziale, invece abbiamo un aumento della popolazione. Okay? Il Carabus depressus non è così bravo come il cicloides a predare il chilosoma glaciale, questa chiocciola, però è comunque in grado di farlo, quindi aumenterebbero sicuramente le occasioni di competizione e soprattutto le occasioni di ibridazione, perché queste due specie possono ibridarsi in quanto si sono separate da poco tempo e questo rappresenta senza dubbio un problema per la conservazione. Okay? In questi grafici sostanzialmente si vede questo, come aumenta secondo diverse statistiche la probabilità che queste due specie si ritrovino nello stesso luogo e quindi che possano competere ed ibridarsi di più. L'altra minaccia, che è stata però già individuata da tempo, è quella del collezionismo. Difatti non sono leggende metropolitane, ma effettivamente ci sono diversi collezionisti, alcuni anche professionisti, che vanno alla ricerca di questi gioielli, così come li chiamano loro,
un po' dappertutto, e il Carabus cicloides, chiaramente essendo particolarmente bello, ma soprattutto molto raro, ha un elevato valore, e quindi la vigilanza dei parchi alpicozzi è impegnata anche nel monitoraggio di queste attività, che chiaramente rappresentano un disturbo alla fauna non da poco, e quindi possono essere considerate illegali all'interno dei parchi alpicozzi. Questo è un esemplare, come vedete, con tutti i suoi riflessi particolarmente cangianti, che evidentemente interessa molto ai collezionisti. Vado alla fine, così sono i tempi. Giusto una curiosità, tenete presente che questa specie è stata ritrovata nel 1960 per la prima volta da Antonio Ghigliani, un entomologo nella zona del Monte Albergian. Tre anni dopo esce un lavoro, una pubblicazione di Flaminio Baudi di Selve, un famoso entomologo piemontese, che descrive questa specie sulla base di questo unico ritrovamento che gli è stato portato. Ok, uno dei rari casi in cui si descrive una specie sulla base di un singolo esemplare, questo perché sembrava effettivamente molto diverso da tutte le specie che erano state viste fino ad allora. Passano un po' di anni e entra in gioco il famoso entomologo svizzero Paul Born, che aveva la bellissima abitudine di pubblicare su una rivista svizzera di entomologia i resoconti delle sue escursioni, così le chiamava. Questa persona si è dedicata molto alla ricerca di questa specie ed è stata in grado di scoprirne la presenza anche sull'area dell'Orsiera. La cosa carina è stata andare a leggere questi diari sostanzialmente che lui redigeva, per scoprire che, ad esempio, nel 3 luglio del 1900, quando è salito nella zona dell'Orsiera per cercare questa specie, per trovarla, è stato colto lui e la sua spedizione, che erano partiti a piedi da Bussoleno ed erano arrivati su in quota in giornata, sono stati colti da un bruttissimo temporale che li ha sferzati per diverse volte, li ha torturati per tutta la discesa. Una frase carina che si ritrova in questa pubblicazione è che lo spirito della montagna, probabilmente secondo lui, era arrabbiato per la devastazione, cioè il giramento di pietra, le frane che probabilmente avrebbero creato per cercare questo animale, oppure per aver rapinato questi suoi gioielli dalla montagna. Questo per dire che è una specie della quale si è parlato poco in realtà negli ultimi anni. Io sono molto molto contento che ci sia questa intesa con i parchi alpicozzi per dargli valore. Ripeto, senza dubbio questo animale qua è forse come dire, un animale che andrebbe pubblicizzato un po' di più, nel senso che è proprio un animale che possiamo vantarci di avere soltanto noi, e sono pochissime le aree in Italia che possiedono degli endemismi così ristretti. Voilà, grazie per l'attenzione. Perfetto, grazie mille Luca. Ti fermo subito, rimani lì perché c'è una domanda in diretta, sì, da Davide Giuliano, che chiede: sì, in quale periodo suggerisci di concentrare gli sforzi di vigilanza per contrastare la raccolta illegale? Sì, grazie Davide. Allora, il periodo è quello dello scioglimento delle nevi, nel senso che purtroppo in bibliografia è riportata abbastanza bene, purtroppo anche alcune aree, quelle storiche, sono descritte in modo piuttosto preciso. Quello che bisogna tenere d'occhio è il mese di giugno, sostanzialmente il mese di giugno, poi in annate particolarmente nevose, direi non questa, anche l'inizio del mese di luglio, per cui tutte le aree dove è presente ancora qualche nevaio sono quelle dove poi vanno a concentrarsi i raccoglitori di questo animale, che mettono anche delle trappole, le cosiddette pitfall traps, che vengono usate anche per motivi scientifici, quindi è abbastanza complesso riuscire a vedergli fare l'operazione completa. In ogni caso, essendo un animale che occupa delle strisce di aree anche piuttosto ristrette, così come già portava Paul Born, anch'io mi sono reso conto che occupa magari anche soltanto una ventina di metri quadrati, poi di fianco non c'è più, per la ricerca di questa specie i collezionisti girano le pietre sostanzialmente come,
come ho dovuto fare io. E quindi l'invito, secondo me, è un po' generale a chi frequenta quest'area. Insomma, questa può essere un'occasione per dirlo. Se vediamo degli atteggiamenti di questo tipo, teniamo conto che potrebbe essere qualcuno alla ricerca del Carabus chicroides. In quel caso sarebbe utile avvertire la vigilanza. Comunque, ripeto, diciamo nel mese di giugno e inizio di luglio. A fine maggio effettivamente si potrebbero già trovare qualche esemplare, ma in realtà è piuttosto improbabile. Un collezionista concentrerebbe sicuramente le sue energie nel mese di giugno. Grazie. Allora, ancora una domanda da Luca Giunti, che chiede sì. Se qualcuno attualmente è autorizzato da APAC alla raccolta. Che io sappia, no, posso rispondere per te. Chiediamo eventualmente a Domenico Rosselli se può integrare l'informazione. Ok, no, in questo momento non mi risulta che ci siano autorizzazioni in questo senso. Ricordo che comunque il nostro ente aveva fatto una determina a tutela appunto di questa specie un paio d'anni fa. Ne avevamo discusso, se ricordi, e purtroppo, come ha detto Luca, non è una specie tutelata, iscritta negli elenchi di tutela, però si è cercato comunque di porre un punto a tutela di questo importante carabus. Allora, Elisa Ramazza fa notare che in effetti nel Gran Bosco è vietato uscire dai sentieri segnalati e questo permette di andare a verificare qualunque escursionista che si trovi troppo distante dalla strada o dai sentieri anche in quota. Sì, infatti diciamo che la fortuna grossa, speriamo, perché poi in realtà abbiamo capito che il clima è la minaccia principale, è che è veramente la maggior parte dell'areale di questa specie all'interno dei parchi. E questo, come dire, fornisce degli strumenti sicuramente in più. Poi, non so, Barbara, se vuoi dire giusto te un accenno sull'operazione che si prova a fare con la IUCN. Mi bruci così le carte. Allora, no, ma è giusto, bravissimo, hai fatto bene. Allora, quello che stiamo provando a fare, grazie soprattutto al lavoro importantissimo che ha fatto Luca, è quello, visto che attualmente sembra quasi impossibile, o comunque molto difficile andare a integrare quelli che sono gli allegati della direttiva Habitat, allora stiamo provando a muoverci sul sentiero, sul percorso dell'IUCN, quindi vorremmo provare a fare l'assessment, quindi la valutazione dello status di Carabus chicroides e provare a inserirlo proprio nelle liste rosse IUCN. Sappiamo che non è uno strumento normativo, però comunque almeno dare un'ufficialità, diciamo, al suo valore conservazionistico, in modo che ci sia qualche strumento per provare a proteggere il territorio dell'ente. Allora, leggo ancora che Silvia Alberti chiede copia della determina. Silvia, te la mando io. Allora, se non ci sono più domande, io andrei avanti, perché abbiamo ancora un programma molto fitto. E passerei la parola ad un altro bellissimo endemismo, non il ricercatore degli Ereseglie, ma la specie di cui si è occupato, ovvero Salamandra lanzai, con un particolare focus sulle popolazioni all'interno dei territori dell'ente e in particolare su, credo, spero, su quella della Val Sangone, che è una particolarità tutta sua. Grazie Daniele. Grazie Barbara. Non so se mi sentite, mi date conferma. Io provo a condividere la presentazione. Ok, datemi solo conferma, Barbara, che si veda. Perfetto. Ok, allora inizio. Innanzitutto grazie dell'invito, fa anche complimenti all'ente per le numerose ricerche in atto e già concluse, quelle future, perché sicuramente è un caso abbastanza unico, soprattutto in questo periodo. Io vi parlo della salamandra di Lanza, che è appunto anch'esso un endemismo tra gli anfibi, tra i vertebrati, e sicuramente anche in questo caso è un endemismo, uno degli endemismi più ristretti a livello europeo, per cui sicuramente ha una notevole importanza. Si vede in questa diapositiva l'areale, che gran parte dell'areale europeo appunto cade in Piemonte, poi una parte dell'areale in rosso cade in territorio francese, ma è chiaramente un endemismo delle,
delle Alpi Cozie. Particolarità di dell'endemismo e anche soprattutto dell'area delle Alpi Cozie avere questa popolazione diciamo disgiunta nella, proprio nella Val Sangone, che è l'unica diciamo parte dell'areale che non è in contiguità, nel senso che abbiamo una grossa parte dell'areale contiguo che comprende la Val Po, la Val Pellice e la Val Germanasca, e poi una, diciamo, un nucleo isolato in Val Sangone. Non tutto l'areale è incluso in aree protette, però diciamo che i nuclei più importanti per fortuna ricadono in aree tutelate. E non tutti sono ZSC, ci sono anche dei parchi provinciali e anche un sito di importanza regionale che è quello dei 13 laghi, che è sicuramente ha delle tutele minore rispetto alle ZSC. Per quanto riguarda gli habitat, diciamo che la specie colonizza una varietà di habitat, i limiti altitudinali al momento sono più o meno compresi tra i 1200 metri di Villanova nella Val Pellice, che è dove la specie raggiunge le quote inferiori, e i 2550 metri verso le balze di Cesare a Crissolo. Però l'area più dove la specie è più frequente di solito è tra i 1500 e i 2100 metri. Dunque una specie diciamo di alta quota. La caratteristica di questi ambienti è tendenzialmente un'elevata umidità e la presenza di numerosi rifugi ipogei. Soprattutto la presenza di rifugi sembra uno dei caratteri principali per la presenza della specie. Infatti, se confrontiamo un attimo gli ambienti montani dove la specie è presente e quelli invece dove la specie è assente, si può diciamo vedere che dove la specie è più frequente ci sono caratteristiche diciamo comuni. Infatti la numerosa presenza di pietre e di rifugi ipogei è sicuramente la caratteristica principale. È presente anche in lariceti, spesso a quote più basse, cespuglietti radi, praterie alpine e margini di torbiere e rii. Tendenzialmente non la si trova mai dove gli arbusteti sono densi e nei boschi fitti di latifoglie, nelle pietraie senza una, diciamo un'area di prato o di terreno nudo, quindi le pietraie diciamo fitte, e le praterie a suolo compatto. Per esempio l'immagine che vedete a destra è la Val Argentera, dove la specie è stata cercata anche nell'ambito delle ultime ricerche, dove però c'è un suolo molto compatto, cioè scarseggiano le aree diciamo di sgretolamento dei versanti dove c'è un'ampia area di rifugi ipogei. E evita anche i depositi alluvionali a Gaia Fine, cioè i fondovalle dove non ci sono grandi rocce a creare dei rifugi ipogei, perché gran parte della sua vita comunque la trascorre al riparo sotto il substrato. Questi sono invece gli habitat dove la specie è più frequente, qua siamo in Val Pellice, quindi vi diceva ceti radi alla presenza di numerose massi e anfratti dove la specie riesce a rifugiarsi nei periodi più succitosi, diciamo. Qua invece a destra siamo nel vallone di Massello, quindi nel territorio delle Alpi Cozie. Qui invece siamo nel parco di Concaccialancia, dove è presente un piccolo nucleo attorno alla torbiera. Diciamo che l'acqua non è un requisito essenziale, però se ci sono rii o torbiere nelle vicinanze creano comunque una fonte di umidità anche che permette e favorisce la specie. Le ricerche di cui vi parlo brevemente oggi sono quelle attuate negli ultimi anni nelle aree delle Alpi Cozie, principalmente su due diciamo linee di finanziamento, quelli per il piano di gestione della Val Troncea e il PITEM appunto Bio di Valp.
come obiettivi un po' di questa ricerca, che comunque continua le ricerche iniziate principalmente dal Parco del Monviso in collaborazione con i RAS in un Interreg precedente, è quello di ottenere informazioni sull'abbondanza di popolazione con cattura e ricattura, perché è una specie molto difficile da quantificare, perché a seconda delle condizioni ambientali è possibile vedere gli animali oppure vederne molto pochi, ma è estremamente difficile stimare l'abbondanza reale delle popolazioni solo su transetti, che sono comunque utili per avere delle stime, diciamo, semi-quantitative. Ma senza un monitoraggio cattura, marcatura e ricattura è impossibile ottenere dei dati di abbondanza attendibili, diciamo. Un altro obiettivo era anche quello di identificare però dei transetti, diciamo, con monitoraggi più meno onerosi, perché cattura e ricattura comunque richiede parecchie uscite sul campo e anche dei materiali, identificare dei transetti comunque per monitorare negli anni, per il monitoraggio della rete Natura 2000, la specie. E poi la raccolta di campioni, tamponi buccali per le analisi genetiche e degli altri tamponi per la presenza del fungo Batrachochytrium, che è la causa della chytriomicosi, una delle patologie che ha più destato preoccupazione sugli anfibi negli ultimi anni. Quindi veniamo un po' a qualcuno dei risultati delle Alpi di Cozie. Vabbè, questi erano semplicemente degli esempi su come sono stati costruiti i transetti. Qua siamo nel vallone di Massello. Diciamo che dopo diverse uscite sul campo per identificare i punti di presenza della specie, poi si sono identificati i transetti migliori in base principalmente all'accessibilità, perché comunque spesso devono essere percorsi la notte, quindi devono essere anche transetti abbastanza comodi da essere percorsi in sicurezza, dove la densità è maggiore, quindi la probabilità di incontrare la salamandra è maggiore. Però anche per identificare i transetti comunque è necessaria una buona base dati, perché sennò si rischia di mettere dei transetti dove non sono idonei, oppure appunto non avere chiaro dove la specie è più abbondante. Perché il monitoraggio per il report comunitario dell'articolo 17 prevede comunque che almeno un quadrante UTM 10x10 dell'areale della specie sia oggetto di monitoraggio nei 6 anni del report, almeno 2 volte. Invece la cattura e ricattura è avvenuta in diverse aree, prima con il Parco del Monviso e poi con piano di gestione della Valtroncea e Alpitem. Io vi parlerò principalmente dei risultati della Val Sangone, che è stato l'ultimo studio di questo tipo messo in atto sulla specie, proprio per capire qualcosa di più su questa popolazione, di cui si avevano pochissime informazioni dopo la sua scoperta, che è comunque abbastanza recente. Ad opera di Giulia Tess ha scritto il primo articolo scientifico sulla specie nell'area, ma poi mancavano dei dati quantitativi sulla sua effettiva presenza e sull'abbondanza. Dopo il primo anno in cui si è cercato di capire dove la specie fosse più abbondante nella Val Sangone, perché comunque il metodo di cattura e ricattura prevede comunque la possibilità di avere un certo numero di ricatture, perché i modelli per ottenere un dato di abbondanza necessitano di un certo numero di ricatture. La situazione della Val Sangone è apparsa subito abbastanza critica, nel senso di difficile, la raccolta dati è stata abbastanza complicata, perché la specie appariva molto elusiva in quest'area, nel senso che era difficile avere delle giornate in cui si trovavano animali. Per cui dopo, appunto, come il primo anno in cui si è trovato il nucleo principale nel vallone di Ricciavre, si è organizzata una campagna di cattura e ricattura che prevedeva appunto il stazionamento con la tenda nell'area di Pian Reale, dove è presente il nucleo, ma si è dovuto organizzare il campo
unicamente in condizioni pessime dal punto di vista meteorologico, nel senso che quando davano temporali si saliva per andare a studiare la specie, che crea anche qualche problema poi logistico per stazionare in tenda sotto il nubifragio. Però la specie è risultata subito, cioè la popolazione del Valsangone è risultata particolarmente difficile da osservare in condizioni, diciamo, di meteo favorevole, dove la densità è maggiore, come la Valpo e la Valgermanasca. La specie è possibile incontrarla nel mattino presto, nelle ore serali, anche in condizioni, diciamo, di bel tempo, comunque di non piogge. Invece in Valsangone un numero sufficiente di animali attivi si è riscontrato unicamente durante le giornate di pioggia abbondante. Diciamo che il cattura e ricattura prevede l'inserzione di piccoli passive integrated transponder, ovvero i soliti chip per gli animali che si usano anche per gli animali domestici, anche cioè negli animali domestici ovviamente le dimensioni sono maggiori. Per fortuna adesso il costo di questi chip è sceso e quindi è possibile utilizzare quelli piccoli anche in questo tipo di studi. Poi il lettore ovviamente fornisce un codice, quindi è possibile capire quale animale è già stato marcato. Il chip viene posizionato sotto la coda, che è una zona non sensibile. L'operazione dura pochi minuti e quindi non crea disturbo all'animale. Il chip dura per tutta la vita e quindi anche a distanza di diversi anni è possibile ricatturare l'animale e verificare se è marcato. Tenete presente che l'animale può raggiungere i 26-30 anni di età, quindi anche a diversi anni dopo l'inserimento del chip è possibile continuare a condurre questo tipo di studi. Non entrerò nei dettagli del modello di abbondanza utilizzato con il software MARC, ma vi evidenzio solo il risultato, cioè la popolazione della Valsangone ha dato una stima di abbondanza di circa 166 individui. Se consideriamo l'area, una densità di circa 20 individui per ettaro. Questa immagine confronta un po' le varie popolazioni studiate a partire dagli anni 90 fino adesso con gli stessi tipi di studio, cioè cattura, marcatura e ricattura, anche se in precedenza le marcature avvenivano in maniera un pochino differente. Se osserviamo il numero totale di individui, vediamo che la Valsangone ha comunque un valore molto basso, 166 individui, ma non è il più basso, perché ci sono altre popolazioni come quello del vallone di Massello studiato l'anno prima, ma anche la zona di Mirabucco in Valpellice, con dei valori minori. Invece, se osserviamo la densità, ovvero l'area di presenza in relazione a questo numero di abbondanza, vediamo che la densità della Valsangone è la più bassa di quelle diciamo riscontrate finora. Quindi abbiamo un'ampia area che potenzialmente potrebbe essere idonea, apparentemente idonea, perché ci sono individui isolati, ma una densità molto bassa. Tornerò su questo aspetto tra un attimo, sulle prospettive, sulla conclusione. Volevo solo ancora darvi due informazioni. Negli anni, come dicevo, sono stati effettuati anche i campioni sia sulla Valsangone ma anche sulle altre aree relativi a genetica e alla chitridiomicosi, le cui analisi sono state fatte insieme al Parco del Queyras e all'Ecole d'Études di Parigi. Per fortuna la specie non è risultata positiva al chitridio in nessuno dei campionamenti. Da notare però come un individuo non della salamandra di Lanza ma della salamandra pezzata è risultato positivo in Valpellice, in un'area dove le specie sono molto vicine. Quindi se ci fossero, diciamo, degli spostamenti di areale dovuti anche al cambiamento climatico, potrebbero entrare in contatto. E invece le analisi genetiche sono ancora in corso, sono state campionate tutte le aree, compreso la Valsangone, gran parte dei valloni, almeno un vallone per ogni
vallata principale e presto avremo i risultati perché l'articolo appunto è nelle fasi finali di stesura, non posso ancora anticipare nulla perché non mi hanno ancora anticipato nulla, comunque nell'arco di qualche mese dovrebbero esserci anche i risultati per capire qualcosa di più soprattutto sulla popolazione della Val Sangone che risulta appunto isolata rispetto al resto dell'areale. Non mi dilungo sui progetti di iNaturalist perché ne avete già parlato nella giornata di ieri, ma anche sulla salamandra è attivo un progetto molto utile perché in alcuni casi gli escursionisti vedono delle salamandre che non sono particolarmente insomma, elusive quando sono all'esterno e possono segnalarle. Per quanto riguarda le minacce, poi concludo, sicuramente le minacce reali sono causate dalla mortalità stradale ove passano delle piste agro-silvopastorali, non è il caso della Val Sangone ma in altre aree è un fenomeno particolarmente dannoso. Il pascolamento o soprattutto il sovrapascolamento in alcune aree può creare uno schiacciamento diretto del bovino oppure schiacciamento sotto le rocce superficiali, perché comunque i bovini soprattutto possono creare dei dissesti, talvolta gli animali sono sotto rocce superficiali e muovendo la roccia i bovini le possono uccidere, è già stato osservato in diversi casi. E poi ovviamente ci sono le opere antropiche che possono intercettare delle aree dove la specie è presente. Sicuramente tra le minacce potenziali vi è il cambiamento climatico e le patologie. Per quanto riguarda il cambiamento climatico, soprattutto in aree, come dicevo, a bassa densità, come la Val Sangone, dove non è neanche possibile uno shift di quota, un po' come nel caso del Carabus di prima, perché più su ci sono solo rocce, poi ci sono le cime, la specie non potrebbe salire di quota, per cui sicuramente in questi casi, in queste popolazioni isolate, il cambiamento climatico è una grave minaccia su questi nuclei. Per quanto riguarda invece le ulteriori ricerche, diciamo più urgenti, che si potrebbero portare avanti sulla specie, c'è sicuramente il discorso distribuzione, perché ci sono dei valloni ancora poco indagati, nonché delle aree appunto dove la specie può essere presente a basse densità, è il caso della Val Chisone nei pressi della Val Sangone, quindi non so, il vallone di Rouen o quelle più vicine alla Val Sangone, dove magari la specie ha delle densità così basse per cui non è ancora stata vista, ma è possibile che sia presente, visto che comunque in qualche modo in Val Sangone ci sarà arrivata e non sicuramente per introduzione antropica. Il campionamento per il chitridio sicuramente nelle aree dove le due specie si avvicinano, perché la salamandra pezzata è suscettibile al chitridio, e anche in Val Sangone, nel vallone dei laghi, la salamandra raggiunge quote abbastanza elevate, quindi è possibile che ci siano possano incontrarsi le due specie, e sicuramente prelevare dei campioni nei valloni non ancora indagati. Alcuni studi diciamo auspicabili sono anche quelli sull'impatto del pascolamento, come accennavate prima, anche relativo alle torbiere. Anche in questo caso potrebbe insomma valer la pena in alcune aree dove la specie colonizzaria è frequentata da bovini, come anche il vallone del Richavrein. Alcune mesi dell'anno le mucche stazionano spesso, si potrebbe appunto effettuare studi di questo tipo, e poi sull'impatto dei climate change con i modelli su cui già state lavorando. Bon, concludo perché ho sforato un pochettino i minuti consentiti. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille Daniele, interessantissimo. Chiedo se ci sono domande in chat, ma non vedo. Allora, ovviamente aspettiamo tutti con trepidazione le analisi genetiche in merito a cosa fa la popolazione della Val Sangone. Cosa fa? Sì, sì, sono molto curioso anch'io, ma dovrebbero arrivare a breve. Sì. Tanto appunto con i colleghi francesi avremo modo di scambio comunque per quanto riguarda l'altro discorso su UbiConnect per Salamandra Lantai.
Ti ringrazio molto, nel caso dovessero arrivare grazie a tutti. Domande in differita, diciamo, te le posso trasmettere via mail eventualmente. Se certo. Potrei di staccarti adesso. Allora, passo velocemente la palla a Davide Giuliano per quanto riguarda Guardia Parco dell'Ente, per quanto riguarda la prima, diciamo, sperimentazione di campionamento di entomofauna, in particolare sulle epidotteri rocalocceri e ortotteri, sui transetti che abbiamo disegnato, diciamo, in Val Troncea, nell'ambito del protocollo Alpage Sentinelle. Vado veloce perché in effetti siamo un po' in ritardo con i tempi. Davide, quando grazie. Vuoi. Grazie Barbara, non so se mi sentite. Sì. Allora, condividiamo lo schermo. Dove cavolo? Eccolo qui. Ok, se vedete tutti bene, ok. Allora, dunque, io vi, appunto, come diceva Barbara, vi parlerò del lavoro che abbiamo svolto l'estate scorsa in Val Troncea e al Parco del Mondiso nell'ambito del protocollo Alpage Sentinel. Io nell'ambito dell'ente sono l'ultimo arrivato, nel senso che da dicembre sono guardia parco e questo lavoro l'ho svolto come nella mia vita da consulente. Non sto a dilungarmi sul protocollo perché ne ha già parlato Barbara prima, comunque l'idea di questo lavoro è di affiancare anche sulla fauna, quindi sugli invertebrati, ai dati che vengono raccolti nell'ambito dei pascoli sulla vegetazione, quindi in modo da avere delle informazioni aggiuntive sull'evoluzione che può esserci nei pascoli alpini in seguito ai cambiamenti climatici e alle tecniche pastorali utilizzate. Gli organismi indicatori che sono stati scelti per questo lavoro sono le farfalle, quindi i diurni, gli ortotteri e i sirfidi, di cui vi parlerà poi dopo Umberto. Nel caso delle farfalle e delle cavallette, perché sono stati scelti questi organismi? Perché non sono stati scelti a caso, appunto, sono molto legati alla componente erbacea degli ambienti in cui vivono. In particolare sapete tutti che le farfalle hanno delle larve fitofaghe, i bruchi, questi sono specializzati su poche piante nutrici, gli adulti sono legati alla presenza anche di fiori per nutrirsi, e nel contesto alpino ci sono molte specie che sono protette oppure rare e minacciate. Nel caso degli ortotteri invece molte specie sono strettamente legate a delle condizioni microclimatiche a livello del suolo ben definite, quindi un cambiamento della struttura della vegetazione, come può essere quello che avviene quando passano le mandrie al pascolo, può generare dei cambiamenti nelle comunità. E così come le farfalle non ci sono specie protette, ma ci sono specie endemiche minacciate nei nostri pascoli alpini. E poi soprattutto dal punto di vista operativo sono dei gruppi che sono relativamente facili da monitorare per i sistemi standardizzati sul campo, e poi sono nella maggior parte dei casi specie di cui conosciamo bene l'ecologia e sono abbastanza facili da identificare. Se non ci si applica un po', ci si arriva abbastanza relativamente facile. Nel particolare i nostri obiettivi erano, il 2021 era l'anno zero per questo lavoro, effettuare una prima caratterizzazione delle comunità di lepidotteri e ortotteri sui transetti che sono stati identificati per questo nell'ambito della Page Sentinel, nelle due aree Val Troncea e Oncino presso il parco del Mondiso, effettuare anche appunto un primo confronto tra le comunità che venivano individuate sulle superfici pascolate, sfruttando anche il fatto che in Val Troncea c'è una condizione particolare in cui c'è una superficie di territorio che non è pascolata da, se non erro, 40 anni, quindi una condizione che non è facile da trovare sulle nostre montagne, quindi abbiamo deciso di sfruttare per vedere che cosa saltava fuori. E poi, come terzo obiettivo, il fatto di, essendo che Alpage Sentinel prevede
monitoraggio a lungo termine, non è da poco il fatto di sviluppare un protocollo di campionamento che sia efficace e che possa essere utile da utilizzare a lungo termine. Quindi abbiamo voluto anche testare un po' se il metodo che abbiamo deciso di utilizzare per questo primo anno poteva essere valido oppure no. Di studio è stata divisa in due settori, uno in Valtroncea e l'altro presso il Parco del Monviso. In Valtroncea sono stati identificati 8 transetti, mentre al Parco del Monviso ce n'erano solo 4. I transetti in Valtroncea sono stati posizionati nel settore più settentrionale del parco. Appunto in azzurro 4 transetti sono stati piazzati in aree non pascolate, quindi non soggette alla gestione pascoliva, e invece in arancio ho identificato i 4 transetti che invece sono stati piazzati in aree regolarmente pascolate dalle mandrie. In questo caso si tratta di pascolo bovino. Al Monviso invece questa condizione non c'era. I transetti erano solo pascolati, quindi non c'era una situazione di controllo. Come metodo di campionamento, per le farfalle abbiamo utilizzato il classico transetto semiquantitativo, della lunghezza di 200 metri, facendo andata e ritorno per il conteggio degli individui. Abbiamo raccolto qualche parametro ambientale insieme, soprattutto la disponibilità di fontine tarifere e la superficie pascolata, e il monitoraggio è stato effettuato tra inizio giugno e metà settembre. Per gli ortotteri invece si è scelto un approccio leggermente diverso, nel senso che abbiamo utilizzato due metodi distinti. Il primo è quello dei conteggi ad anello, lungo lo stesso transetto utilizzato per le farfalle. Questo metodo prevede il posizionamento casuale sul terreno di un cilindro che vedete nell'immagine, all'interno del quale vengono contati tutti gli ortotteri presenti. Sono state effettuate 60 calate di questa unità di campionamento, raccogliendo informazioni sempre sulla superficie pascolata e sull'altezza dell'erba all'interno di ciascuna calata. Visto che con l'esperienza del progetto Biodiversità, che utilizzava anche già questo metodo all'Orsiera, ci eravamo accorti che non ci convinceva appieno sul fatto della sua rappresentatività, abbiamo deciso di affiancare al conteggio d'anello anche dei transetti vista udito, quindi si percorreva sempre questo transetto di 200 metri, annotando tutte le specie viste e sentite, senza dare un'informazione quantitativa, ma solo qualitativa, per vedere se il conteggio d'anello è un po' come una sorta di validazione del conteggio d'anello, per vedere se con il cilindro si intercettavano tutte le specie oppure no. Nel caso degli ortotteri, il periodo è stato un po' più breve, quindi il monitoraggio si è fatto tra metà luglio e la fine di settembre. Non mi addentrerò ovviamente negli aspetti riguardanti l'analisi dei dati, quello che, per capire poi i risultati che vi spiegherò dopo, è importante aver chiaro come abbiamo suddiviso i fattori sperimentali, perché il database è stato diviso in due parti. Una con solo i dati della Valtroncea, in cui abbiamo analizzato le differenze presenti tra le zone gestite a pascolo e l'area di controllo che non è pascolata da decenni. Un'altra parte del database che abbiamo analizzato invece considera solo le aree gestite a pascolo, considerando sia le superfici della Valtroncea che del Monviso. Questo per vedere l'effetto nello specifico del pascolamento, quindi proprio del momento in cui arriva la mandria sul pascolo. A queste variabili sono stati anche considerati la quota, la presenza di fontine tarifere e l'altezza dell'erba, e l'analisi è poi stata portata avanti su tre livelli: un primo livello riguardante la diversità, quindi sulla ricchezza specifica, l'abbondanza e l'indice di Shannon, su cui abbiamo fatto dei modelli. Come secondo livello, la composizione delle comunità, quindi andare a vedere come varia la composizione di specie delle comunità a seconda dei vari fattori sperimentali. E come terzo livello, riguardante solo gli ortotteri,
se venivano fuori delle differenze a livello di ricchezza specifica e composizione di specie sulla base del metodo di campionamento utilizzato, confrontando i conteggi ad anello presi da soli e un ipotetico monitoraggio integrato, cioè l'unione dei dati raccolti con il conteggio ad anello e il transetto vista udito. In questo caso poi le analisi ottenute dal monitoraggio integrato sono state ripetute sui fattori sperimentali gestione dei pascoli e pascolamento per vedere se in base al metodo di campionamento cambiavano i risultati della nostra analisi, diciamo, ecologica. Passando ai risultati, molto rapidamente, in Val Troncea, riguardo alle farfalle, abbiamo trovato 88 specie, tra cui erano presenti le solite tre specie di relative habitat. Non abbiamo trovato la Euphilidrias glaciogenita, però Apollo mnemosinarium erano presenti nei nostri transetti, una specie minacciata secondo la lista rossa delle farfalle europee e 10 quasi minacciate, una specie endemica delle Alpi occidentali che è la Erebia etiopellus e altri due endemismi della catena alpina. Per quanto riguarda gli ortotteri, con il monitoraggio integrato sono state identificate in Val Troncea 20 specie, 17 invece sono state trovate se consideriamo solo i conteggi ad anello. Due specie sono quasi minacciate tra quelle presenti in Val Troncea e sempre due specie sono gli endemismi delle Alpi sudoccidentali trovati in Val Troncea tra gli ortotteri. Per quanto riguarda la diversità, diciamo questa tabella vista così spaventa un po', in realtà era per farvi vedere che a livello di gestione delle praterie non è stata a livello di diversità non emerge nessuna differenza tra le aree di controllo non pascolate e le aree a pascolo. Le differenze che hanno evidenziato i modelli sono solo riguardanti la quota, quindi c'è una leggera tendenza a una diminuzione del numero di specie con la quota e invece la fioritura, la presenza di fiori sui transetti ha un effetto ovviamente positivo sulle farfalle. In questo caso parliamo delle farfalle. Lo stesso risultato, a grosso modo, è stato ottenuto per quanto riguarda il pascolamento, con l'unica differenza che, vedete in rosso, nel momento in cui passano le mandrie al pascolo nelle aree sui terreni che abbiamo analizzato, cambia l'equiripartizione tra le specie, quindi l'indice di Shannon ha una differenza significativa tra le aree pascolate e non pascolate. Lo stesso risultato è stato ottenuto per quanto riguarda gli ortotteri, quindi l'unica significatività che è emersa dai modelli è appunto riguarda l'indice di Shannon in seguito al pascolamento. Per quanto riguarda la composizione di specie delle farfalle, sono emerse differenze significative sia tra le aree di controllo non pascolate e quelle pascolate, sia che in base all'effetto del pascolamento. I grafici che sono riportati qui sono i grafici che escono dalla PCOA e appunto la significatività si vede dal fatto che i rettangolini che identificano il centro delle ellissi sono distanziati tra loro. Questo risultato è ulteriormente confermato dalle analisi riguardanti le specie caratteristiche. Ad esempio, nel controllo non gestito, alcune specie di farfalle sono state identificate come caratteristiche di questa tipologia ambientale e sono specie che hanno tendenzialmente delle esigenze abbastanza forti in termini di umidità, ad esempio. Nelle aree pascolate invece nessuna specie è risultata caratteristica, questo significa che non c'è nessuna specie che è particolarmente legata a quell'ambiente lì, è come se fosse una sorta di porto di mare dove tutti vengono e se ne vanno ma nessuno si ferma. Ecco. Dal punto di vista del pascolamento anche nelle aree non pascolate ci sono delle specie piuttosto esigenti che sono risultate come caratteristiche,
Invece nelle superfici pascolate emergono come tipiche quelle specie che hanno invece caratteristiche più che altro legate ad ambienti caldi e secchi, ecco, diciamo così, oppure che hanno una buona capacità di dispersione. Questi risultati sono stati ottenuti per gli otteri, sia in termini della gestione di praterie e pascolamento. Anche qui ci sono delle specie caratteristiche a seconda delle diverse condizioni. Quello che cambia è che sono state identificate specie che sono caratteristiche delle aree gestite a pascolo, ad esempio lo Stenobotrus nigromaculatus è una specie particolarmente adatta a stare dove l'erba è poco spessa, quindi i risultati sono abbastanza, non sono sorprendenti. A livello di pascolamento invece quello che si verifica è che dove passano le mandrie al momento del pascolo non ci sono specie che sono particolarmente legate a quella condizione lì. Per quanto riguarda il metodo di campionamento, abbiamo visto che effettivamente con il monitoraggio integrato si osservano più specie rispetto ai soli conteggi NL, che quindi presenta una lacuna dal punto di vista qualitativo, se vogliamo andare ad analizzare la comunità che è veramente presente, e ci sono differenze anche a livello di composizione in specie. Se andiamo a rifare le analisi riguardo alla gestione delle praterie e il pascolamento, i risultati non cambiano. Il fatto che i conteggi d'anello siano un metodo che presenta delle lacune dal punto di vista qualitativo è emerso anche facendo le curve di accumulo specie campione. Infatti queste curve non raggiungono, questo qui è stato preso ad esempio uno dei transetti, le curve nero non raggiungono quasi mai un asintoto alle 60 calate. Questo significa che il campionamento in teoria non è esaustivo. La linea azzurra rappresenta il numero di specie totale che è stata osservata con i soli conteggi ad anello, mentre la linea arancione rappresenta il numero di specie che invece è stato osservato facendo il monitoraggio integrato. Quindi è abbastanza evidente che il metodo non è completo. Per arrivare alle conclusioni, questo lavoro ci ha confermato per l'ennesima volta che le praterie alpine sono ricchissime di biodiversità dal punto di vista, almeno dal punto di vista delle cavallette degli ortotteri e delle farfalle. Dal punto di vista della diversità, la gestione a pascolo non ha un effetto negativo sui gruppi che abbiamo studiato, però bisogna fare attenzione perché al momento del pascolamento si producono dei cambiamenti, nel senso che alcune specie sono favorite, quindi crescono di numero, altre invece sono penalizzate, quindi riducono di molto i loro effettivi. Questo probabilmente perché si crea un cambiamento piuttosto brusco di microhabitat che determina non solo una perdita di struttura e vegetazione, ma magari alcune piante nutrici più sensibili non riescono più a svilupparsi come di norma e le fonti nettarifere scompaiono e cambia anche cambiano anche le condizioni di umidità a livello del suolo. Quindi questo è confermato dal fatto che le specie che ci sono risultate come caratteristiche sono specie tendenzialmente mesotermofile o mesoxerofile che hanno una buona capacità di dispersione. E queste prevalgono soprattutto dopo che è avvenuto il pascolamento. Quindi dal punto di vista puramente gestionale, la condizione ideale sarebbe quella di riuscire a creare un mosaico di zone adibite a pascolo e non pascolate all'interno di ciascun compressore pascolivo, anche che possono cambiare di anno in anno, non è necessario che rimangano sempre la stessa, in modo che esistano sempre delle zone di rifugio per le specie che hanno esigenze ecologiche più particolari. In ultima cosa, quanto riguarda il protocollo di campionamento, nessun dubbio sulla validità dei transetti semiquantitativi come metodo per il monitoraggio delle farfalle. I dubbi invece vengono sui conteggi ad anello, nel senso che hanno il pregio di essere un metodo standardizzato, semplice e ripetibile, che soprattutto dà valori di ricchezza specifica abbondanza,
però abbiamo visto che ha delle lacune dal punto di vista qualitativo e soprattutto che il numero di specie contattate dipende dal numero di calate che vengono effettuate lungo un transetto. Quindi la proposta che mi sento di fare è che di proseguire con un monitoraggio integrato, nel senso che oltre ai conteggi ad anello, che sono comunque validi per avere dei dati numerici standardizzati, affiancare dei transetti vista udito può essere un metodo utile per non perdersi nulla, anche perché sul lungo termine, se una specie, ad esempio, a bassa densità, che con conteggio ad anello magari non salta fuori, invece con i transetti vista udito può essere rilevata, e quindi evitiamo di perderci qualcosa se dovessero esserci dei cambiamenti a livello di comunità sul lungo termine su specie che non sono così abbondanti. E basta, finito, ci sono. Grazie. Perfetto, grazie mille Davide. Faccio veramente tesoro dei tuoi suggerimenti, anche perché occorre dire che i risultati che ha presentato Davide sono relativi alla stagione 2021. Nel 2022 questi campionamenti continueranno sia in Valtroncea sia su Monviso. In Valtroncea gentilmente Davide si è prestato molto spontaneamente a continuare il campionamento, quindi dovremo dare comunque delle nuove indicazioni per quanto riguarda delle nuove, andare ad integrare quelle che erano le indicazioni di campionamento ortosteri per quanto riguarda invece Monviso. Una cosa veloce che mi sono dimenticato di dire, che sarà molto interessante abbinare questi dati a quelli della vegetazione a questo punto, per vedere se... Assolutamente sì, in effetti non l'abbiamo detto. Se vanno nella stessa direzione, ecco. I transetti che sono stati scelti in Valtroncea sono stati messi in quei punti, soprattutto quelli per quanto riguarda i transetti in pascolato, perché l'agronomo Gianpaolo Bruno, che abbiamo ascoltato prima, ha fatto i rilievi vegetazione in punti ben determinati, quindi è stato scelto di mettere i transetti in corrispondenza dei punti di rilievo vegetazione. Questo per quanto riguarda appunto i transetti pascolati. Per quanto riguarda i transetti di non pascolato, non gestito, vorremmo quest'anno andare ad integrare quei rilievi vegetazionali in modo da riuscire poi a fare effettivamente un confronto. Passo velocemente la palla a Umberto Maritano, se siete d'accordo. Io continuerei semplicemente perché il lavoro di Davide Giuliano e Umberto Maritano fanno parte dello stesso progetto, quindi posticiperei se resistete alla pausa di un quarto d'ora, in modo che rimanga proprio un lavoro tutto unito. Grazie Umberto. Grazie Barbara dell'invito. Okay. Buongiorno, sono Umberto Maritano, sono stato incaricato dal parco per svolgere il monitoraggio a Sirfidi in Valtroncea, a Doncino e al territorio del Valasco per il progetto Piten BioBivalp e vi presento i dati per la stagione del 2021 solo per la Valtroncea per questioni di tempo. Per questa ricerca ha collaborato anche Lorenzo Bianco per la sua tesi magistrale che verrà discussa il prossimo mese e che ringrazio per la collaborazione indispensabile sia in campo sia in laboratorio. L'area di studio è sostanzialmente quella che vi ha presentato Davide poco prima. Si tratta di transetti di 200 metri suddivisi in tre aree a diverse quote, dai 1900 metri, 2200 metri fino a 2600 metri, equamente suddivisi tra aree pascolate e non pascolate. Vi parlerò solo dei sei transetti in cui c'è il confronto pascolo-non pascolo, i due della particella e per questa discussione li terrei a parte. Le catture sono avvenute con trappole di tipo malaise, una per transetto, a sinistra potete osservare il non pascolato, a destra il pascolato, questo i transetti bassi, poi i transetti medi e poi infine i transetti alti. A completamento delle catture sono stati condotti anche dei transetti a retino entomologico della durata di un'ora circa, ogni 14 giorni, da fine di maggio, inizio ottobre per le quote più basse e da giugno a settembre per quelle più alte.
Sono state impiegate anche 3 punti pantrap al fine di sperimentare la loro efficacia in campo. In totale sono state raccolte 115 specie di sirfidi, da circa 1000 esemplari raccolti, di cui 23 specie risultano prima segnalazione per il Piemonte, 21 specie hanno l'ultima segnalazione che risale al 1800 e 13 ricadono in una categoria di minaccia o prossime alla minaccia secondo la nuova lista rossa europea UCN uscita poche settimane fa. Il materiale è stato separato grazie all'utilizzo di uno stereomicroscopio. Per molte specie è stato necessario estrarre i genitali maschili per identificare la specie. Per alcuni morfotipi, in particolare per il genere Chilosia, è stato necessario consultare il tassonomo Daniele Birtele dei Carabinieri Forestali di Verona, che ci ha permesso di consultare dell'ulteriore bibliografia e del materiale di riferimento, nonché la conferma di alcune specie particolarmente difficili. Delle 115 specie raccolte, 43 sono state catturate esclusivamente malaise, 28 esclusivamente retino. Questo fondamentalmente ci dice quanto queste tecniche siano complementari ed indispensabili per un monitoraggio esaustivo. Poche specie, 9, sono state raccolte a pantrap e nessuna di queste esclusivamente a pantrap. Qua è riportato l'elenco delle specie minacciate, 7 di queste sono nuove per il Piemonte o negli ultimi anni risalgono a più di un secolo fa. Questo ci fa capire quanto siano ancora scarse le conoscenze sui sirfidi in Piemonte. Ulteriori 8 specie che ricadono nella lista rossa europea sono considerate minor preoccupazione dalla lista rossa UCN, ma hanno comunque delle popolazioni in declino. Tutte le specie minacciate trovate nell'area di studio sono legate ad ambienti aperti. I fattori di minaccia riportati dalla UCN per queste specie sono essenzialmente 3. Il sovrappascolo, la perdita di habitat e i cambiamenti climatici. I primi 2 fattori dipendono direttamente dal pascolo e dalla sua gestione. Dopo analizzeremo meglio questi fattori, ora vi riporto delle immagini delle specie più interessanti trovate lungo i transetti della Valtroncea. Alcune specie del genere Chilosia sono molto difficili da determinare a causa della scarsità di chiavi dicotomiche onnicomprensive o la disponibilità di materiale di riferimento che è molto scarso. In ogni caso, alcune specie sono di interesse conservazionistico perché è in pericolo per la lista europea UCN. Qua vediamo Chilosia crassiseta, trovata esclusivamente nel pascolato alto, Chilosia ercigne, invece, Chilosia nivalis nel non pascolato medio, Chilosia manganberi, tutte specie in pericolo. Eumero star salis, un'altra specie in pericolo, estremamente interessante perché per la Valtroncea è stata raccolta solamente nel non pascolato basso, invece per il Valasco è stata raccolta solamente nel non pascolato alto, il che ci dà un'indicazione molto importante sulla specificità di questa specie legata ad ambienti puramente non pascolati. Paragus apsidatus, un'altra specie che patisce in modo molto significativo il pascolo, è stata trovata con densità relativamente buone solamente nel non pascolato basso e non pascolato medio, invece un unico esemplare nel pascolato basso potrebbe esserci finito per dispersione. Altre specie interessanti da indagare sono ad esempio Vipizzella nigriana per il pascolato basso, Eupeodes tirolensis, sempre per il non pascolato basso, Spatzigaster ambulans, questa specie qua è stata trovata solo nel non pascolato basso in Valtroncea, però ad Oncino invece è anche legato al pascolo, per cui una specie che ancora in dubbio la sua valenza ecologica da ambiente non pascolato. Doros profuges è una specie mirmecofila, estremamente elusiva perché gli adulti sarfallano in un periodo estremamente ristretto del mese di luglio, di pochi giorni. Tutti gli esemplari raccolti sono finiti in trappola malaise e sono presenti in 3 transetti, pascolato medio, pascolato basso e non pascolato medio. Un'altra specie mirmecofila di interesse conservazionistico è Microdonnalis, è stata raccolta al di fuori dei transetti, però è una specie di interesse conservazionistico per la UCN, è stata trovata nei pressi del non pascolato basso. Amermitia ferruginea è una specie tipicamente olartica, con buona diffusione in Scandinavia, ma è molto rara in centro-sud Europa. È una specie legata ai pioppi ed è nota per l'Italia per un unico esemplare raccolto nei dintorni di Torino da Bellardi nel 1800.
la presenza di questa popolazione in Val Trecea è molto interessante perché potrebbe trattarsi di una popolazione relitta post-glaciale. Questa teoria è avvalorata anche da un'altra specie, Sparrophoria abbreviata, trovata in Val Trecea con una distribuzione sempre stenolartica. Al fine di salvaguardare la popolazione ritta di Marmicia, propongo una zona di salvaguardia nell'area della popolazione Pioppi, nei pressi del rifugio Trecea, con divieto di asporto della necromassa e divieto di abbattimento dei pioppi, se non per misure mirate alla conservazione, e auspico un aumento dell'estensione di quest'area, estremamente ristretta. Per quanto riguarda invece l'analisi SIRTENET, l'analisi SIRTENET ci mostra che nel complesso gli habitat aperti della Val Trecea sono ben conservati, perché la funzione di mantenimento della biodiversità è superiore al 50%. Per quanto riguarda invece i singoli transetti, i valori sono più bassi, ma questo è normale perché SIRTENET non tiene in considerazione né l'estensione dell'area di studio né la quota, ma bensì solo l'habitat. Di conseguenza sono importanti i valori relativi. Possiamo dunque vedere che le carenze principali riguardano il pascolamento medio, che presentano delle carenze di valore di funzione della biodiversità. Dal punto di vista dei microhabitat larvali, le carenze principali invece sono dovute alle specie per larve legate ad ambiente acquatico alpino, come torrenti o aree temporaneamente allagate. Questa carenza però non è dovuta al pascolo, perché non ci sono delle vere differenze tra i transetti e la stessa quota. L'analisi multivariata con indice di similarità di Sorensen, che dà molto peso alla presenza della specie in più transetti, ci dice che sia l'altitudine sia la gestione sono dei fattori che influenzano la composizione delle singole cenosi nei vari transetti, tranne per i transetti bassi, in quanto hanno in comune ben 45 delle oltre 70 specie campionate. Successive analisi statistiche comunque sono ancora in corso, perché gli ultimi esemplari raccolti, gli ultimi esemplari determinati sono di poche settimane fa, quindi siamo proprio nella fase di analisi statistica. Comunque, per quanto riguarda la ricchezza specifica, possiamo vedere che gli ambienti pascolati, pascolato basso e pascolato alto, hanno un'abbondanza superiore rispetto al non pascolato, invece fa eccezione il pascolato basso, del quale ne parleremo successivamente. Le aree basse presentano un'abbondanza comunque importante, perché oltre 70 specie sono una cenosa rilevante, soprattutto per un'area di campionamento limitata a transetti di 200 metri. Per sintetizzare queste informazioni vi propongo questo schema. Fondamentalmente in ambienti subalpini possiamo trovare tre tipologie di aree: o aree aperte sovrappascolate, o aree con pascolo con sistema rotazionale, o delle vere e proprie aree non pascolate che si mantengono a causa di slavine ricorrenti. In Val Trecea l'area di sovrappascolo potrebbe essere il pascolato medio, perché in prossimità del transetto c'è una zona di stabbiatura bovini. Il sovrappascolo porta a basse abbondanze e una bassa ricchezza specifica, con un impoverimento della biodiversità. E lo possiamo vedere anche dal grafico precedente, come l'area pascolata media ha un forte decremento delle abbondanze. Il sistema rotazionale, se ben bilanciato, invece porta ad alte abbondanze e un'altra ricchezza specifica, perché porta anche ad un aumento delle infiorescenze. Però attenzione, perché la ricchezza molto alta in realtà nasconde un elevato numero di specie banali migratrici. Su 25 specie esclusive dell'area pascolata basso, ben la metà sono specie assolutamente banali, 12 sono specie o legate ad ambienti antropizzati o migratrici o bipitarie. Invece delle 22 specie del non pascolato basso, solamente 3 sono considerate specie banali o bipitarie. Ci sono in ogni caso delle specie di interesse conservazionistiche legate ad un pascolo di qualità, per cui il sistema di pascolo rotazionale rimane una tecnica importante per la conservazione di una parte della biodiversità sirfidi alpini. D'altro canto, le vere aree non pascolate, come il non pascolato basso e non pascolato medio, presentano delle abbondanze medio-alte e un'alta ricchezza specifica. Poche specie appunto risultano banali e molte invece di interesse conservazionistico. In particolare, nelle aree con sistema rotazionale troviamo delle specie fitofage legate direttamente all'effetto del pascolo, come ad esempio Chilosia arciniae, Chilosia crassiseta, Chilosia vangaveri
che sono specie endangered per la lista rossa UCN europea. Mentre nelle aree non pascolate ci troviamo essenzialmente due gruppi di specie interessanti, quelle legate indirettamente al non pascolo, come le specie saproxiliche del genere Xylota, Xylota triangulari, Xylota iacutorum, che beneficiano delle piante a terra dovute agli eventi delle slavine, e altre saproxiliche che si nutrono esclusivamente lì, come ad esempio la Melmelithia ferruginea, che dal sito di breeding si sposta verso l'area non pascolata e non verso il pascolo. Poi abbiamo un altro gruppo che riguarda le specie fitofaghe o afidifaghe legate al non pascolo vero e proprio, e qui troviamo specie di estremo interesse conservazionistico perché endangered in lista rossa, come Homerus tarsalis, Paragus absidatus, Ilose nivalis, o comunque Homerus tricolor, che sembra associata in modo rigoroso alle aree non pascolate. La cenosia sirfidi nel non pascolato alto si è rivelata particolarmente scarsa. Sebbene non abbiamo rilevato segni di pascolo sul transetto, a soli 250 metri di distanza c'è stato un intenso pascolo di ovini, che potrebbe in qualche modo aver trasformato anche quel transetto in un transetto di sovrappascolo, di overgrazing. Vorrei ricordare che i ditteri sono comunque tra i principali impollinatori di ambienti alpino e subalpino, e svolgono un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità stessa. Vorrei ringraziare Lorenzo Bianco per il valido aiuto in campo ed in laboratorio, Barbara Rizzoli e Davide Giuliano per aver svolto questa prima parte di progetto insieme. E volevo farvi vedere ancora un video di 30 secondi. Che riguarda la Melmelithia ferruginea, filmata nel transetto non pascolato basso della Valtroncea. La Melmelithia ferruginea sulle Alpi è presente in pochissime altre località tra la Francia e la Svizzera, e quindi un relitto glaciale di discreta importanza conservazionistica. Questa è una femmina che sembra apparentemente che non sia un buon volatore, ma poi quando vola è abbastanza rapido. Grazie. Ottimo, grazie mille Umberto, molto interessante. Soprattutto c'è stato un incremento della checklist, dell'elenco faunistico della Valtroncea veramente notevole con i tuoi campionamenti. Seguiranno comunque ulteriori analisi statistiche di approfondimento, solo che eravamo proprio un po' di corsa. Due settimane fa abbiamo ricevuto le ultime specie di conferma, e quindi non si possono fare analisi statistiche fino a quando non avevamo tutte le specie complete. 115 specie sono comunque importanti, senza considerare quelle catturate fuori transetto, che sarebbero ulteriori altre specie, tra cui un'altra specie endangered e un'altra specie near threatened, che si vanno ad aggiungere all'elenco delle specie minacciate. Ottimo, benissimo. E ricordo che comunque appunto i tuoi campionamenti continueranno anche nel 2022. Sempre sugli stessi transetti. Sì. Allora, non vedo domande in chat. Se tu, Umberto, rimani collegato, probabilmente anche a te le trasmetto poi successivamente. Ho visto che sei collegato Alberto Selvaggi di IPLA, però darei la precedenza alla pausa, se Alberto non si offende, che già l'abbiamo tirata un po' lunga e siamo un po' in ritardo. Se non vi arrabbiate, io farei una pausa di 5 minuti, quindi alle 11.30 ci ritroviamo qua, già così dovremmo rosicchiare un po' di tempo all'ultima presentazione, che sarà quella del World Park. Allora ci vediamo tra 5 minuti. Grazie. Di nuovo buongiorno a tutti, se siete d'accordo riprenderei.
e lascerei la parola immediatamente ad Alberto Selvaggi dell'IPLA, che ci parlerà del monitoraggio delle specie minacciate della flora italiana di Habitat Natura 2000 in Piemonte, in particolare monitoraggio di Muricaria germanica. Attività questa che ha coinvolto da vicino l'ente, in particolare molti guardie parco che sono impegnati proprio a bagnarsi i piedi nei nostri torrenti alla ricerca di Muricaria germanica. Quindi se Alberto ci sei, io ti lascio subito la parola. Allora, buongiorno a tutti. Adesso provo. Eccoci, buongiorno a tutti. Faccio solo una prova di... Sì, vai pure. Di mettere... Si vede qualcosa? Sì, vedo il tuo desktop praticamente. Perfetto, allora... Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. E mi scuso per il contrattempo di stamattina, ma alla fine ci sono. E come ha anticipato Barbara, il progetto, scusate, di monitoraggio della specie Muricaria germanica e dell'habitat 3230 è stato svolto nell'ambito del progetto COBIODIV nel 2020 e 2021 e ha interessato un elevato gruppo di persone, in particolare nelle Alpi Cozze. Quindi la presentazione che faccio è a nome di tante persone che sono elencate nella pagina iniziale, di cui ci sono molti dipendenti del parco, ma anche città metropolitana e anche ARPA, oltre ai rilievi e alle attività che sono stati svolti sempre per il parco, sia da me come IPLA che da Luisa Perona con l'incarico. Il progetto parte da un'esigenza di monitoraggio che deriva dagli obblighi della direttiva Habitat, dell'Habitat 3230, Habitat Natura 2000, inserito nell'allegato 1 della direttiva, e che comprende i fiumi alpini con vegetazione a ripare legnosa caratterizzata dalla presenza di Muricaria germanica. Muricaria germanica è una specie indicatrice di questo tipo di comunità, è una specie dal punto di vista ecologico che può essere considerata una specie ombrello ed è una specie vulnerabile, tanto lei quanto l'habitat che la ospita. Nelle più recenti classificazioni della UCN di liste rosse della specie, sia a livello italiano nel 2013 che a livello europeo, è stata classificata come una specie minacciata. Analogamente l'habitat caratterizzato dalla presenza di Muricaria germanica. Un lavoro effettuato nel 2016, rimasto inedito, ma realizzato per il Ministero dell'Ambiente, l'habitat che ospita la presenza di Muricaria germanica fa parte di un ecosistema che viene considerato minacciato. La presenza dell'habitat, il suo stato di conservazione, la localizzazione, la consistenza, ci viene richiesto dall'Unione Europea di monitorarlo nel tempo. Questo avviene tipicamente attraverso i report Natura 2000 che vengono realizzati ogni 6 anni, ma la stessa cosa viene richiesta per quanto riguarda la gestione dei siti che ospitano la presenza dell'habitat e della specie. Motivo per cui è importante cercare di trovare un sistema per monitorare questa specie e l'habitat che la ospita.
I metodi individuati sono molti, o attraverso le cartografie di habitat, che però sono disponibili solo per i siti dove è stata individuata la presenza della specie, e non tutti i siti ospitano la specie. Oppure in base alle localizzazioni di presenza, ma abbiamo più volte constatato che non necessariamente la presenza di miricaria è legata alla presenza dell'habitat. Oppure in base a dati fitosociologici. Il precedente, il passato report che si è concluso nel 2018, ha permesso di visualizzare una distribuzione che viene illustrata in questa cartina. Quindi questi sono dati di presenza di miricaria o dell'habitat, e questo è il risultato del report che è stato realizzato alla data del 2018. Quindi stazioni di presenza degli ultimi 20 anni della specie e o dell'habitat. Bene, noi partivamo da qui. Ma che cosa significa monitorare habitat di tipo fluviale? Vuol dire che monitoriamo qualche cosa che non è stabile nel tempo. E più qualcosa di monitoraggio di un habitat fluviale è in realtà un monitoraggio di qualcosa che si genera e si distrugge periodicamente all'interno dell'asta fluviale. Quindi le popolazioni di miricaria, di habitat con presenza di miricaria, continuamente vengono distrutte da eventi alluvionali e continuamente si rigenerano su substrati che sono stati resi disponibili di nuovo dalla deposizione dei sedimenti fluviali. Quindi in realtà non possiamo usare un approccio di ritrovare le stazioni dove è stato segnalato, perché verosimilmente queste non si trovano. Lo stato di salute dell'habitat è dato più che altro dalla verifica della persistenza di un certo numero di stazioni che si trova in uno stato evolutivo comparabile. Quindi della persistenza dell'estensione spaziale della qualità dell'habitat. Però non ci possiamo riferire a stazioni fisse. Per cui doveva essere immaginato un approccio leggermente diverso. Oltretutto, per poter operare in questo ambito c'era bisogno di un ambito, cioè di un periodo temporale un po' più ampio che non un monitoraggio di pochi anni, per cui ci siamo presi del tempo. I tipi di monitoraggio che sono stati realizzati sull'habitat nell'ambito del PITEM sono di due tipi: uno della specie tipica, e che sono quelli di cui parliamo oggi, e uno attraverso rilievi fitosociologici. I due approcci hanno avuto obiettivi diversi. Uno è quello dell'approccio di tante persone che rilevano dei parametri semplici ma su un'area molto estesa. Quindi per riuscire ad indagare estensivamente la presenza della specie e possibilmente dedurre anche lo stadio di sviluppo e il tipo di habitat rilevato, le pressioni e minacce che insistono sulla specie. L'approccio fitosociologico serve a definire quale è veramente habitat e altri tipi di specificità. Questo è un esempio degli obiettivi dei rilievi fitosociologici e dei rilievi che sono stati fatti da me e Luisa Perona nell'area delle Alpi Cozie. Ecco, un'altra considerazione è che il progetto ha interessato tutte le province di Torino e di Cuneo, quindi non solo l'area delle Alpi Cozie, ma anche altre aree. E quindi le finalità sono complementari dei due approcci ed è per questo che sono interessanti e potranno portare eventualmente a una definizione di un metodo combinato tra le due. Bene, veniamo a parlare del monitoraggio delle specie tipiche. Quindi l'obiettivo era permettere di confrontare nel tempo non tanto la localizzazione precisa, ma la presenza-assenza della specie tipica miricaria germanica in quadranti cartografici o griglie di monitoraggio, per verificare lo stadio evolutivo in cui si trovano un certo numero di questi quadranti in una unità temporale. Quindi è stato scelto una griglia di monitoraggio che fosse coerente con la griglia di monitoraggio richiesta dall'Unione Europea per il reporting della direttiva Habitat. Per dare
diciamo così, un risvolto applicativo, è stato scelto una griglia molto piccola, molto definita, di 50 metri di lato, che sono quanto vedete sulla sinistra. E tutto questo per permettere di avere alla fine del progetto una coerenza con quello che è la richiesta dell'Unione Europea e del Ministero della Regione stessa, cioè di verificare la consistenza dentro a questi quadrati più grandi di 10 km per 10. Allora, l'approccio è stato quello di utilizzare un'app gratuita che si chiama SV Maps e personalizzarla in modo da facilitare l'inserimento dei dati, la raccolta dei dati. Questa app gratuita ha su questa installazione personalizzata è stata inserita la griglia di monitoraggio e un certo numero di punti di presenza già noti, che potete vedere sulla sinistra rappresentati in questo modo. La griglia è stata ricavata fotointerpretando in maniera speditiva gli ambiti fluviali potenzialmente interessati dalla presenza di miricaria, e dopodiché si è dato in mano questo a un cospicuo numero di persone che si sono rese disponibili, tra cui segnatamente il personale del parco anche. Quindi sia per i rilievi fitosociologici che per le osservazioni di miricaria sono stati usati, è stata usata l'app per localizzare i punti. E i dati rilevati sono, oltre alla localizzazione precisa, dell'ampiezza del plot di rilevamento, il tipo di comunità rilevata e delle fotografie, e la presenza o l'assenza della miricaria, oltre che allo stadio evolutivo. Si è cercato di richiedere a tutti gli operatori anche di definire con una griglia, cioè una lista di habitat potenziali, in che tipo di habitat, cioè ovvero in che stadio evolutivo si trovava la specie. E altrettanto, sempre ai fini della reporting della direttiva Habitat, per capire quali sono le principali pressioni e minacce che insistono sulla specie, era disponibile una griglia, una lista di pressioni e minacce, dalle quale ciascuno poteva selezionare quello che interessava, che osservava direttamente sul campo. Quindi l'approccio è stato: il primo anno, vedete sulla sinistra, tutti sono andati alla ricerca delle singole stazioni, sforzandosi di indagare la presenza nel quadrante dove era già stata segnalata la specie, e poi estendere il campionamento nei quadranti immediatamente circostanti, quindi segnalando nuove stazioni della specie. In alcuni casi, grazie alla collaborazione appunto di tutti, il lavoro è stato fatto sistematicamente, quindi degli ambiti, dei segmenti di asta fluviale sono stati indagati o in discesa o in salita da un gruppo di persone che hanno estensivamente verificato la presenza in tutti i quadrati di presenza. Il secondo anno, vedete l'immagine 3, quindi avevamo già dei quadrati verificati, quelli in verde sono evidenziati i riscontri positivi, cioè la presenza della miricaria, e quelli rossi invece quelli dove la miricaria non era risultata assente nel quadrato. Quindi il secondo anno si è andati a ricercare la presenza nei quadrati non verificati, laddove era possibile muoversi per questioni logistiche. Il risultato, dopo due anni di lavoro, è abbastanza impressionante. Quindi nel parco, nel solo ambito di pertinenza del parco Alpicozie, quindi tra le valli di Susa e Chisone, sono stati individuati 373 quadratini di 50 per 50 metri occupati dalla miricaria germanica, che sono grosso modo paragonabili a 68 ettari di superficie occupata. A sinistra potete vedere i punti di localizzazione che erano noti nei 20 anni precedenti, quindi tutti un po' punti di qualcuno che andava e dava un'occhiata. Alcuni pubblicati, alcuni inediti, varie osservazioni fatte da diverse persone. Negli anni successivi, vedete in blu, in soli due anni, grazie a questo intervento massiccio, qual è il grado di conoscenza che è stato ricavato.
vediamo un po' nel dettaglio gli ambiti in cui è stato suddiviso il lavoro. Vedete sulla sinistra in alto, più piccolino, la cartografia con l'assenza in rosso e la presenza in verde. Qua un po' più grande perché si capisce meglio, questo siamo nel tratto Bollard-Salbertrand, i quadratini verificati di presenza della specie, quindi 130 solo in questo tratto. Questo è sicuramente uno dei tratti più ricchi e a maggiore naturalità, proprio di presenza dell'habitat, che è il tratto tra Ulx, Cesana, Val di Tures, Vallone della Ripa o di Argentera. E vediamo qua che ci sono proprio degli ambiti straordinari, come il Vallone della Ripa, è veramente di una ricchezza e ampiezza anche del corso d'acqua significativa. La situazione della Val Chisone è molto più frammentaria, ma è altrettanto importante, cioè vedete anche le conoscenze pregresse, cioè qua non potete vederle, la slide precedente, le conoscenze pregresse erano estremamente frammentate, adesso i punti di presenza sono molto limitati, ma avete individuato la presenza in tutta la Val Troncea, dove non è mai stata segnalata in precedenza. Quindi 30 punti, ma veramente molto importanti dal punto di vista conservazionistico. Cosa rimane da fare? Il confronto tra questi punti permette nei periodi di reporting, cioè quindi circa 6 anni, di fare dei confronti e valutare effettivamente lo stato di conservazione, la presenza nel tempo di questi quadranti e avere un dato numerico che permetta di giustificare delle valutazioni positive o negative dei trend di occupazione di questi quadranti. La scala è estremamente precisa, quindi questo dovrebbe portare a dei risultati veramente interessanti. Anche la fase di colonizzazione che viene registrata dagli utenti può permettere di evidenziare delle situazioni di equilibrio, di alterazione, cioè se c'è uno sbilanciamento con presenza eccessiva di Miricaria germanica in boschi oppure in comunità xeriche ormai estranee alla dinamica fluviale, è un indizio di una cattiva alterazione, cioè se queste incrementano, queste presenze in questi ambienti ormai estranee alle dinamiche fluviali, questo è un indizio che qualcosa si sta modificando. Mentre invece una buona presenza di Miricaria nel suo stadio tipico è un indizio cioè nel suo stadio tipico, nella sua comunità tipica di comunità arbustive più o meno alte, miste di salici e miricaria, è un indizio di buona qualità dell'habitat. Io ho concluso, molto rimane ancora da fare, ma lo stimolo è stato veramente interessante. Ringrazio soprattutto tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato. Grazie. Perfetto, grazie mille Alberto, molto interessante soprattutto vedere le nuove segnalazioni, sapere che il proprio lavoro dà dei frutti fa sempre piacere. Allora, siamo in ritardissimo, ma io chiuderei con la presentazione di Alberto Selvaggi, chiudiamo l'argomento PITEM, ne approfitto con la chiusura per ringraziare ancora tutti i collaboratori, ricercatori, personale di sorveglianza, tecnici che hanno collaborato a tutte le attività PITEM e che collaboreranno, perché appunto continua ancora. Il PITEM è 2019-2023, le attività di sicuro andranno avanti fino ancora alla fine di quest'anno, le attività di campo, ecco, diciamo. Ok, a questo punto passo la palla a Luca Maurino, che ci presenterà invece il progetto Interreg LMDIBES relativo al San Becco. Ma ti lascio subito la parola, Luca. Ecco, buongiorno a tutti. Io sono Luca Maurino e mi sono occupato per un lungo tempo dalla sua progettazione, la conclusione del progetto, di tutta una serie di azioni all'interno di un progetto europeo, il LMED-IBEX. Comincerei, se tutto funziona, a condividere con voi un filmato molto breve di 4 minuti che ha lo scopo di presentare il progetto e che è stato una delle azioni
previste all'interno dell'ambito proprio per promuovere e presentare questo tipo di azione. Vediamo se funziona. Allora, dammi solo un attimo, Luca, chiedo ad Alberto se può gentilmente terminare la condivisione schermo, anche perché vediamo tutti i suoi dati. Così almeno non c'è conflitto. Posso terminarla io in qualche modo? Non so di no. Ok, perfetto, grazie. Vai pure, Luca. Perfetto, quindi io vado con la condivisione ed ecco il filmato di presentazione. Da oltre 1000 anni, oggetto di interesse per l'uomo, lo stambecco è una specie emblematica dell'arco alpino. Poiché non tenevano l'uomo, gli stambecchi furono per molto tempo cacciati dai nostri antenati, che preferivano godersi una bella siesta dopo un pasto procacciato con facilità, piuttosto che perdere tempo correndo in vano dietro le lepri. Nel XIX secolo, a causa di una caccia troppo intensiva, la specie fu minacciata di estinzione. Fortunatamente, il re Carlo Felice di Savoia amava contemplare gli stambecchi al pascolo dal balcone del suo palazzo. Ne vietò così la caccia sulle terre reali del Gran Paradiso, riuscendo a preservarne un centinaio di esemplari. È solamente più tardi, cioè tra il 1960 e il 1990, che furono introdotte e intensificate le azioni per la reintroduzione della specie. Queste misure di protezione sono state efficaci. Oggi sono più di 50.000 a vivere in piccoli gruppi dispersi sulla buona parte dell'arco alpino. Non possiamo comandare la natura tranne che obbedendole, scriveva Francis Bacon, e aveva ragione. Reintrodotta dall'uomo a partire da esemplari geneticamente simili, questa specie rimane ancora in pericolo per la bassa variabilità genetica ed è ora anche esposta alle malattie trasmesse dagli animali domestici. Dagli inizi degli anni 2000, gli scienziati hanno constatato vari casi di calo demografico rimasti senza spiegazione. Quali sono le vere minacce che pesano su queste colonie animali? Come porvi rimedio? Dal 2017 il progetto Alcotrale Medivex cerca di fornire risposte a questi interrogativi. Il progetto, finanziato dall'Unione Europea, raggruppa francesi e italiani specialisti nella protezione della natura in un ampio programma di studi ed azioni per migliorare la gestione della specie, del suo habitat e dei corridoi ecologici che utilizza per gli scostamenti. Gli stambecchi vivono in quota sui versanti delle montagne e contarli non è certo cosa facile. Nei nostri migliori menti si spremono le meningi per definire un metodo di conteggio comune ed affidabile da utilizzare nella zona oggetto di studio. I loro colleghi, invece, si occupano di porre dei collari con localizzatore GPS su alcuni animali. Sperano così di individuare i corridoi ecologici utilizzati per gli spostamenti e le aree frequentate che è importante conservare. Durante la posa dei dispositivi GPS si effettuano alcuni prelievi biologici utili a verificare lo stato di salute e la variabilità genetica della popolazione, ad indagare le cause del calo vertiginoso di alcune colonie e a stabilire se la specie sia ancora in grado di diversificare il suo patrimonio genetico. L'insieme dei dati raccolti è centralizzato e condiviso tra i partecipanti al progetto. L'analisi di questi dati ci fornisce indicazioni utili a definire quale tipo di azione è necessario intraprendere per permettere ai nostri figli e ai loro figli di continuare a scattare dei selfie con gli stambecchi.
Perfetto. State vedendo la presentazione in PDF in questo momento? Allora, io vedo ancora la fine della schermata del video. Vediamo un po' se funziona. Ok, adesso riprovo con la presentazione. Dovreste vederla in questo momento. Sì. Perfetto, quindi dopo un video a cui sono particolarmente affezionato perché riesce tramite un cartone animato a presentare tutte le azioni che hanno contraddistinto questo importante progetto, una veloce presentazione su quelli che erano partner, è un progetto Alcotra che comprendeva partner sia francesi che italiani, non poteva mancare del lato italiano il Parco Nazionale del Gran Paradiso e dal lato francese quello della Vanoise e quello degli Écrins, dove è presente la più grande popolazione di stambecco francese. Il nome Les Medibecs vuol proprio racchiudere la enorme estensione geografica inedita per questo tipo di animale in uno studio del genere, che andava appunto dalle sponde del lago Lemano in Alta Savoia al confine con la Svizzera fino alla popolazione delle Alpi Marittime italiane e francesi. Un progetto complesso strutturato in quattro work package, di cui il Parco delle Alpi Cozie era responsabile del numero 4, quello che riguardava lo studio dei corridoi ecologici e l'approccio ai cambiamenti climatici. Queste sono la serie di azioni che erano state previste con la presentazione, la formulazione di mostre tematiche, documentari, didattica nelle scuole, una serie di monitoraggi e di azioni sul campo che prevedevano, per esempio, l'apposizionamento di 90 collari GPS satellitari su tutti i partner italo e francesi che hanno collaborato. E questa è stata un'azione inedita per il Parco delle Alpi Cozie, cattura e posizionamento di collari GPS. Con un certo orgoglio devo dire che tutte le azioni che erano state previste per il nostro ente sono state compiute e portate a termine. Perché si parla di stambecco, è una specie emblematica delle Alpi che ha rischiato di essere completamente estinta e dal 1820 è riuscita, grazie alle azioni di protezione che molti di noi conoscono, intraprese prima di tutto dal Parco del Gran Paradiso, a tornare ad essere importante. Importante dal punto di vista numerico, si parla di più di 50.000 esemplari, di cui Italia e Svizzera hanno le popolazioni più numerose. E da qui viene l'impegno che abbiamo nella conservazione e anche nella partecipazione a questo tipo di progetti. Dove abbiamo operato? Sulle aree alpine del Parco delle Alpi Cozie, che riguardano soprattutto il Parco Orsiera, la ZSC Val Troncea e, non ultimo, quella del Rocciamenone. Una delle prime operazioni che sono state intraprese nel seguito dei decenni che hanno contraddistinto la creazione dei parchi alpini è stata quella, per esempio, delle reintroduzioni, sia il Parco Orsiera Rocciavè che il Parco Val Troncea hanno reintrodotto all'inizio degli anni 90 lo stambecco, e le operazioni di monitoraggio sono intraprese ben prima di questo progetto, ma ci hanno consentito di avere abbastanza chiaro il quadro della dinamica e della presenza della popolazione. Questi sono i risultati, per esempio, dei monitoraggi che si fanno sulle aree di svernamento per quanto riguarda il Parco Val Troncea a partire dal 2006. All'interno della ZSC in un'area del Vallone dell'O a partire dal 2017 e sempre dal 2017 su due aree all'interno del Parco Orsiera Rocciavè. Si fanno questo tipo di operazioni perché necessitano di poco personale, anche se molto specializzato, a muoversi sul territorio in ambiente difficile come quello invernale, ma un'estensione limitata delle aree di svernamento ci consentono di avere un quadro chiaro della popolazione presente.
Nel corso degli anni sono anche state create delle banche dati che ci hanno permesso di individuare sia all'interno che all'esterno delle aree da noi gestite dove erano presenti questi animali e quindi intraprendere le azioni dell'Alcotra su queste aree. Vi dicevano, a partire dal 2018 e nel corso del 2019 sono state effettuate una serie di catture sul campo, sono operazioni abbastanza complesse, che sono state effettuate in tre macro aree che contraddistinguono appunto la ZSC Valtroncea, il Parco Orsiera Roccia Re e la ZSC Roccia Melone. Questo è stato valutato sia per la presenza degli animali sia per le possibili connessioni trasfrontaliere che prevedevamo potessero avere gli animali. Ovviamente è stata un'operazione che ha necessitato di una serie di materiali estremamente specializzati, tra cui telemetri e ovviamente collari satellitari. Le operazioni sono state effettuate per mezzo di teleanestesia, ossia gli animali sono stati sedati a distanza con dei fucili lanciasiringhe. Diverse fasi di cattura sul campo hanno visto in successione prima la ricerca di questi animali e successivamente, in alcuni casi abbastanza difficoltosa anche per la presenza di condizioni climatiche non sempre ottimali, quelle che sono state le operazioni di cattura vere e proprie. Qui vedete per esempio il dardo colorato conficcato nel quarto posteriore di un maschio sul roccialetto. Durante le fasi di cattura sono state prese e compilate una serie di schede specifiche dove sono stati inseriti i dati biometrici. Tutti gli animali catturati sono stati marcati con delle marche auricolari. Sono stati apposti 16 collari GPS e sono state effettuate su tutte analisi sanitarie e genetiche. Quindi abbiamo degli stambecchi che sono stati dotati di un collare satellitare, che sono stati marcati su un orecchio con una marca auricolare, e tutti i collari GPS apposti a fine studio sono stati staccati, è stata sia effettuata un'operazione di drop-off, sia per poter recuperare i dati, sia per liberare l'animale da questa incombenza. Ovviamente in tutte le operazioni di cattura è stato presente un veterinario incaricato dall'ente e, come succede con animali particolarmente protetti, il progetto è stato approvato dal Ministero della Transizione Ecologica tramite comunicazione scritta. Questo è l'elenco dei 16 animali che sono stati catturati, dotati di GPS, più tre animali che sono stati dotati solamente di marca auricolare. Veniamo alla fase, se volete, di analisi, ossia i collari satellitari hanno permesso di scaricare giornalmente una serie di dati che riguardavano ogni singolo animale con un collare attivo, che ci ha permesso a fine stagione di determinare qual era l'home range, ossia la distribuzione, l'utilizzo dello spazio, in questo caso nel parco Orsiera Roccia Re, vedete, quindi anche la dislocazione per quanto riguarda quota, altitudine ed esposizione dei versanti frequentati. Lo stesso vale per la ZSC Valtroncea. E anche per il Roccia Melone, dove abbiamo visto per esempio una fortissima frequentazione delle valli di Lanzo da parte di animali catturati nella Valsusa all'interno della ZSC. Il quadro completo delle osservazioni, appunto, che vanno dal confine francese con la Vanoise a quello del parco regionale del Queyras, è stato riassunto all'interno del nostro sito, dove chiunque ha la possibilità sul sito internet del Parco delle Pecozze di visualizzare tutti i fix GPS all'interno di una pagina dedicata, ossia è possibile sia per scopi didattici sia per scopi personali andare a visualizzare dove sono stati nell'arco dei 2 anni di studio gli stambecchi radiocollerati.
Idoneità ambientale è stato effettuato uno studio con la collaborazione dell'Università di Torino su una superficie decisamente ampia. Si parla appunto di un progetto transfrontaliero su una superficie di più di 38.000 chilometri e i dati sono abbastanza impressionanti. Sono stati analizzati 356.000 fix, ossia 356.000 posizioni georeferenziate rilevate dai collari apposti a questi animali nell'arco di 2 anni di studio. Questo ha permesso di elaborare delle carte di idoneità, qui vedete proprio le Alpi occidentali dove sono presenti Parco ZSC Valtroncea, Parco Orsiera Rocciavre, ZSC Rocciamelone e tutte le altre ZSC circostanti in cui i colori più caldi, in questo caso tendente al verde, indicano una maggiore idoneità potenziale per questo animale. Sono stati anche individuati quali sono i corridoi ecologici della specie e sono state individuate, per esempio, delle popolazioni particolarmente isolate che sono queste che vedete scritte, fortunatamente per noi, sul lato francese. Sono state effettuate anche delle analisi genetiche estremamente importanti per una specie che è contraddistinta da una bassissima variabilità genetica per l'effetto collo di bottiglia che ha subito delle contrazioni numeriche nel corso dei secoli e che può venire ripetuto e incrementato ad ogni singola reintroduzione. Questo è stato fatto con 24 campioni che sono stati prelevati sia con del tessuto da animali vivi sia da animali che erano stati rilevati sul territorio e che ci ha permesso di confrontare su tutto l'arco alpino e ovviamente sulla popolazione che meglio ancora conserva la popolazione con la maggiore variabilità genetica, quella del Gran Paradiso, e di vedere che in questo schema è abbastanza chiaro che le popolazioni del Rocciamelone e dell'Orsiera, se confrontate con quelle del Gran Paradiso, denotano una buona variabilità genetica. Più ci si sposta sulla destra, più il colore diventa rosso e più indica come popolazioni, come quelle per esempio delle Alpi Marittime del Mercantour, hanno invece una bassa variabilità. Questo significa sostanzialmente che le popolazioni presenti sui territori da noi gestiti hanno delle connessioni con popolazioni limitrofe tali da permettere uno scambio genetico molto ma molto valido. Dati sono stati presentati a congressi internazionali, soprattutto di gestione di ecopatologia della fauna selvatica, sia in Italia che all'estero. Non solo, il progetto, anche se concluso, permette ancora a chiunque, mi rivolgo soprattutto alle guide che sono presenti sul territorio, di inserire sulle piattaforme oppure di comunicare all'ente degli stambecchi, per esempio quelli che hanno ancora delle marche auricolari, in modo che si riesca a capire a distanza ormai di 4 anni il tasso di sopravvivenza e la dislocazione sul territorio. Ma non ultimo, per esempio, di rilevare e fare un monitoraggio sanitario della popolazione. Sappiamo che gli stambecchi possono essere soggetti a diverse patologie, qui vedete per esempio nel Parco Orsiera Rocciavre dell'ectima contagioso labiale, e molto più recente a noi il caso che sta sviluppandosi nel territorio della Valsusa, ai confini con la nostra area protetta, soprattutto all'interno del vallone di Rochemaule, dove stambecchi sono stati visti con delle lesioni oculari tipiche della cheratocongiuntivite e con dei sintomi di pneumosi, ossia delle polmonite, abbastanza rilevanti al punto da causare una certa mortalità. Per cui anche in questo caso segnalazioni fatte all'ente parco possono essere di primaria importanza. Io concludo ringraziando tutti i colleghi che hanno partecipato con me a questo interessante progetto e tutti i collaboratori che hanno partecipato nel corso degli anni. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Luca. Chiedo se ci sono domande in chat. Direi di no.
Potremmo passare allora direttamente all'ultima presentazione prevista per questa giornata, ovvero quella relativa al Life of WorldPulse. Sappiamo che ci sono stati importanti cambiamenti dal punto di vista organizzativo e quindi passo direttamente la parola ad Elisa Ramazza dell'Ente o a Luca Anselmo, non so come vi siete messi d'accordo. Non ci siamo messi d'accordo. No, prima Luca, ci siamo messi d'accordo, prima Luca. Ah sì? Allora, sì. Sono io che non mi ricordavo. In realtà, come dicevo a Elisa, non ci sono grandi novità dal punto di vista dell'analisi dei dati, eccetera, per cui per l'azione sulla quale sono coinvolto io, cioè la C4, quella sul monitoraggio, non ci sono grandi cose da dire. Dico giusto due cose che possono così servire da riferimento a chi non è coinvolto nel monitoraggio, proprio semplici. Come sapete, il monitoraggio prevede degli anni di monitoraggio intensivo, come quello dell'anno scorso, e dei monitoraggi degli anni di monitoraggio meno intensivo. Quest'anno, quest'inverno che ormai è praticamente concluso, l'anno prossimo sono quelli dove, lavoro un po' più alleggerito, poi nel 2024 si ritorna a fare il monitoraggio come si è fatto l'anno scorso. Io adesso praticamente prendo il posto di Serena Perrone per quanto riguarda il coordinamento delle attività su questa azione per la provincia di Torino, okay? Per cui sono sotto la città metropolitana, sostanzialmente bisogna fare riferimento a me, diciamo, per le varie problematiche relative alle uscite da fare e quant'altro. Adesso in marzo si conclude praticamente l'ultima delle tre sessioni che riguardavano appunto quest'anno, cose abbastanza scontate da dire, c'è stata poca se non quasi niente neve, quindi la quantità dei dati è piuttosto scarsa rispetto sicuramente all'anno scorso. Ha fatto una nevicata giusto questa notte, per cui potrebbe essere utile provare a recuperare qualche dato opportunistico, quindi ci sono degli operatori in ascolto, io spero che qualcuno si stia allacciando gli scarponi, io tra poco lo faccio e vediamo se salta fuori qualcosa. Questo invece per chi non è coinvolto direttamente dal monitoraggio, giusto un paio di informazioni: si tratta di 16 settori alpini più la parte di pianura e collina della provincia di Torino. Il Parco Alpi Cozze sono coinvolti in diversi settori per quanto riguarda appunto le uscite di monitoraggio sui transetti, che sono tantissimi, sono circa 200 transetti sparsi su tutta la provincia, che vengono percorsi a cadenza fissa, lungo i quali vengono cercate le tracce e i segni di presenza della specie. Chiaramente si parla di escrementi soprattutto, che sono un segno piuttosto inequivocabile della presenza, chiaramente vanno riconosciuti correttamente e pertanto c'è stata tutta una formazione che verrà poi ripetuta anche in futuro. L'inseguimento delle tracce, che purtroppo appunto quest'anno non è stato granché possibile, il ritrovamento di pretazioni e poi il tantissimo materiale video che perviene sostanzialmente poi ai vari enti che raccolgono i dati e in analisi definitiva a me, che derivano da fototrappole e da avvistamenti occasionali che sono comunque utili. L'insieme di tutti questi dati dell'anno scorso è in fase di analisi, io sono appena entrato, per cui portate pazienza, non so ancora niente, comunque non sono titolato a raccontare niente di particolare, però da come sembra, insomma, sarà disponibile una relazione, spero breve, che appunto ci farà il quadro di quello che è successo l'anno scorso. Per quanto riguarda quest'anno, e poi passo la parola ad Elisa, che parla invece di altre azioni sulle quali invece degli aggiornamenti ci sono. Per quanto riguarda quest'anno, appunto, c'è ancora la possibilità di recuperare, ripeto, qualche segno di presenza, e quindi
invito, chiaramente nella possibilità di ognuno, e parlo soprattutto ai volontari, a prendere in considerazione la possibilità di uscire in questi giorni finché appunto questo straticino di neve può essere utile. E voilà, grazie mille. Elisa, subentri tu. Grazie, sì, subentro io. Allora, io invece vi parlo dell'azione, di tre azioni, una un po' più complessa che però riguarda una porzione piccola del territorio completo delle Alpi Cozze, perché riguarda esclusivamente il settore dell'Alta Valle di Susa, e le altre due le accenno brevemente, che invece riguardano tutta l'area delle Alpi Cozze più verso la Bassa Valle, più la zona dell'Orsiera. Allora, azione C6 è quella che prevede un tentativo di far diminuire la mortalità dei lupi e la frammentazione dell'habitat. Ci si è accorti in 20 anni e più di presenza dei lupi nella zona del Torinese che su 110 lupi trovati morti totali dal 2001 al 2020, 53 arrivavano dall'Alta Valle di Susa. E come cause di morte, se nel resto d'Italia la causa principale di morte rimane il bracconaggio, in Alta Valle di Susa la causa principale di morte è l'impatto con veicoli o con il treno. Questo è dovuto perché, se andiamo a vedere, questa è la Valle di Susa che tutti conoscete, è attraversata nel fondovalle da infrastrutture lineari importanti, molto trafficate sempre, però in determinati periodi aumenta il traffico, quali possono essere i weekend e periodo invernale per via dello sci, per cui statale 24, che è quella da Susa a Clavière, e statale 335 DIR, che sarebbero la diramazione, il ramo di diramazione verso Bardonecchia, sempre della statale 24, sono i luoghi dove avviene la più alta mortalità di lupi, seguiti dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia e in parte anche dall'autostrada dalla A32. Questi dati qua sono stati raccolti molto bene dalla città metropolitana di Torino, in particolare dalle colleghe Paola Bertotto e Paola Violino. Hanno prodotto un report che è previsto dall'AIFA sull'azione C6, un primo report di analisi dei dati pregressi, e disponibile sul sito dell'AIFOLFAPS.eu. Come potete vedere dalla carta a fianco, praticamente i pallini blu sono i lupi morti per impatto con veicolo e in giallo sono i lupi morti per impatto col treno. Ed è una... Sì? Interrompo solo perché io non vedo, non so se hai già mandato la condivisione, vedo che mi fanno... No, se puoi condividere lo schermo perché non vediamo la carta. Allora... Ok, scusate. Allora, ripartiamo. I grafici, le cose che vi ho detto erano... Scusate, che disastro. Vabbè, dai. Sul totale dei lupi morti, sulle cause di morte, questi sono i due grafici che vi ho raccontato a voce senza che voi poteste vederli. Questa invece è la cartografia dell'angolino nord-ovest d'Italia, dove c'è la provincia, città metropolitana di Torino. Rete ferroviaria e rete autostradale statale percorrono il fondovalle della Val di Susa. I pallini blu e i pallini gialli li vedete adesso? Sì, spero di sì. Ok, e sono i lupi che vi dicevo trovati morti, in particolare dal 2001 al 2020, 26 per impatto su treno e 22 per impatto con auto. Naturalmente non solo i lupi vengono trovati morti, ma anche gli ungulati selvatici, cervi, caprioli. Questo qua è un tratto di linea ferroviaria di Salbertran e mi dispiace per la scena un po' ropilante. Se sovrapponiamo
la rete viaria presente in Val di Susa, quello che sono il rilevamento di tracce, il rilevamento di segni di presenza e forse non si vede perché magari lo schermo è un po' piccolino, le stelle, ok, la tecnologia è contro di me, le stelline gialle sono i lupi morti. Comunque tre stagioni di monitoraggio consecutive si vede come i lupi frequentino tantissimo il fondovalle, sia in direzione lineare per spostarsi, perché sono animali che utilizzano come noi esseri umani cercano di faticare il meno possibile, e sia in attraversamento versante nord e versante sud. Questo studio qua, fatto soprattutto da tutti i colleghi e da tutti i volontari, è quello che ha permesso adesso, in fase di cantierizzazione, di studio del cantiere TELT nella zona di Cybertran, di avere delle basi solide per chiedere tutto lo studio di valutazione di incidenza ambientale, oltre a quello che di impatto ambientale, proprio perché questi passaggi che esistono, dove i lupi già hanno difficoltà perché ogni tanto rimangono investiti, nel momento in cui si va ad aggiungere un'infrastruttura importante come quella che è prevista, si dovesse aggiungere anche quella, sicuramente ci saranno dei peggioramenti in questo, cioè sicuramente si deve andare a vedere se ci sono dei peggioramenti rispetto agli impatti. Sul territorio ci si è attivati quindi a trovare delle collaborazioni con TELT, con ANAS, con RFI e con SITAF. La città metropolitana di Torino è stata molto in gamba perché gli ha fatto siglare un partenariato come supporter nel progetto LIFE, e quindi si vanno a studiare insieme i punti più critici. Anche i comuni di Ulse, comune di Salbetro, si sono dati disponibili. Ultimamente una new entry è stato coinvolto il comune di Bardonecchia per la realizzazione di un progetto di sensibilizzazione che dovrebbe essere un murales creato dai ragazzi del liceo grafico che c'è a Ulse, comunque su un progetto loro, poi vediamo chi lo realizzerà. I sopralluoghi che sono stati fatti lungo la linea autostradale, questa è l'autostrada con un sottopasso che dà direttamente nell'alveo della Dora, sono stati tanti. Questa è una situazione, per esempio la foto che vedete in alto a sinistra è una situazione di sottopasso multiplo lungo la pista da fondo tra Ulse e Bardonecchia, dove abbiamo prima la ferrovia e poi l'autostrada e poi la Dora. La vegetazione può essere anche un ingombro. Questo sottopasso viene utilizzato in inverno dagli animali, si è deciso di aumentare la permeabilità sfoltendo la vegetazione e cercando di drenare un pochino, di portare via un pochino i detriti che si accumulano sul fondo. Scherzo, e spero che Alberto Selvaggi sia ancora collegato, andando a fare questi sopralluoghi che appunto hanno visto coinvolti i tecnici di Città Metropolitana e SITAP e tutte le società che vi ho detto, in realtà i sottopassi vengono usati anche dalla vegetazione. Questa qua è una pianta di Miricaria germanica che ci siamo trovati e che quindi poi abbiamo segnalato ad Alberto. Questa è la situazione che c'è sulla strada statale nella zona di Salbertran. In buona sostanza adesso a che punto siamo? Siamo al punto in cui si è cercato di ottenere dei lavori da parte di ANAS, di RFI e di SITAF. I lavori principalmente sono recintare, cioè delle recinzioni che obblighino gli animali ad utilizzare i sottopassi che esistono e non attraversino invece in maniera così indisciplinata e rischiando di essere investiti.
Sulla statale i famosi catarinfrangenti blu, cioè quelli che hanno un'angolatura particolare e dovrebbero servire nel momento in cui passano i veicoli di notte con i fari, illuminare per gli animali in direzione del bosco o del prato adiacente in maniera da rallentare l'attraversamento, cioè far percepire agli animali che sta arrivando una macchina, disturbarli in qualche modo. Avremmo chiesto anche di mettere dei rilevatori di velocità, ma non come autovelox, semplicemente per indicare l'eccesso di velocità, però ANAS su questo ha tirato fuori tutta una serie di regole del codice della strada un po' complicate, quindi bisogna vedere se i punti dove loro possono mettere questi cartelli di segnaletica corrispondono ai punti che servono a noi, cioè in prossimità dei punti di attraversamento. E un'altra situazione che sicuramente verrà migliorata è la rotonda della Moretta tra Ulss e Cesana, appena fuori dall'abitato di Ulss. La costruzione di questa rotonda rallenterà il traffico e lì c'è un altro punto di attraversamento molto, molto importante, dove negli anni appunto i lupi trovati morti sono stati tanti. RFI è un po' più semplice, nel senso che in alcuni tratti i loro sottopassi sono buoni, cioè se ci pensiamo sono la linea ferroviaria del 1873 e avevano fatto dei sottopassi intelligenti, non pensando agli animali sicuramente, ma pensando alla viabilità che doveva essere mantenuta per arrivare da un campo all'altro all'interno dei paesi, però sono funzionali ancora. E quello che possono fare è aumentare anche lì delle recinzioni. È un po' più critico il punto di Chiomonte, dove deve essere creata una specie di passerella. Questa azione qui dovrebbe servire a far diminuire il numero di lupi investiti e di ungulati selvatici anche. Ci sarà un'azione di verifica se questa cosa ha funzionato, che è l'azione D3 e che sarà sempre in capo a noi, al nostro ente, a Città Metropolitana di Torino, e quindi bisognerà controllare sia se cala il numero degli incidenti stradali con la fauna selvatica, sia se i sottopassi resi più agibili, migliorati, puliti e resi più invitanti o obbligatori con la questione delle recinzioni vengono oggettivamente utilizzate e frequentati dai lupi. In questa azione qua sono coinvolti principalmente i guardiaparco e gli agenti della città agenti tecnici e Città Metropolitana di Torino. L'altra azione di cui vi parlo brevemente è quella che riguarda le squadre VPU di prevenzione ed è l'azione C1. Allora, questa azione qua vede coinvolti i veterinari ASL, abbiamo un veterinario incaricato dal parco, Umberto Vesco, che forse dovrebbe anche essere collegato. Abbiamo fatto una convenzione da poco con il veterinario Mauro Bruno e ci sono i guardiaparco, i carabinieri forestali e i tecnici e agenti della Città Metropolitana di Torino. Dove si va a fare questa azione? Nel territorio dell'ASDOTO 3 c'è un piccolo confine da ridefinire tra Casalette e Val della Torre rispetto all'ASL, ma è una cosa che abbiamo visto recentemente. Quando si interviene? Si interviene quando ci sono casi di predazione sugli animali selvatici, quindi per andare a verificare in che modo si può aiutare l'allevatore che ha subito la predazione o cercare di prevenire, quindi si interviene anche con sopralluoghi di prevenzione o sopralluoghi per verificare il comportamento dei cani da guardiania, perché chi ha i cani o la situazione di alpeggio, cioè se ci sono delle aree di pascolo un po' più critiche, magari per la distanza dei punti di abbeverata per cui gli animali rimangono isolati o non si ha la possibilità di riportarli in una zona recintata, in una zona più sicura, o viceversa in zone nuove, dove per esempio nella zona verso il Torinese, verso la pianura, magari ci sono situazioni di allevamenti in cascina dove non si erano mai posti il problema e dove invece l'insediamento di branchi nuovi sul territorio del Torinese, come quello che è presente nel Parchi Reali, al Parco della Mandria, possono dare dei problemi, potrebbero dare dei problemi, è meglio andare ad avvisare.
Quando si interviene si è un bel gruppo, eterogeneo direi, però lo sguardo d'insieme di tutti quanti, se l'allevatore non si spaventa dalla presenza massiccia di gente in divisa e di macchine dell'ASL soprattutto, ho scoperto che si spaventano più dei veterinari ASL che non dei guardiaparco. Comunque è utile al confronto perché poi ciascuno ha la possibilità di portare un contributo. Queste due allora, quando si va si compilano delle schede nel caso di predazione, schede differenti nel caso invece che sia un intervento preventivo. Queste due foto qua che vi ho messe sono un poco indicative se uno non le spiega, però quella più in alto è una situazione proprio recente con il collega Gian Careddu e col veterinario Vesco. Siamo andati a verificare una predazione che è avvenuta a metà febbraio su due pecore che in realtà erano recintate vicino alla cascina, zona di campi aperti coltivati a mais, più avanti adesso con erba verde, di stradine di campagna. La statale corre alle spalle dell'azienda. La zona recintata in realtà non ha una recinzione antilupo, cioè una recinzione metallica di quelle classiche che ci metteremo così chiunque di noi si potrebbe mettere per il proprio giardino, per evitare l'intrusione di esseri umani, non per evitare l'intrusione dei lupi, però comunque l'episodio era abbastanza strano. La proprietaria ha fatto anche un breve filmato col cellulare perché è avvenuto alle 7:30 del mattino. In realtà le pecore non sono state mangiate, sono solo state uccise e lasciate lì. A noi è rimasto il dubbio che possano essere stati dei cani lupo cecoslovacchi, per cui il nostro sopralluogo è servito sia per far vedere alla proprietaria che comunque eravamo interessati, cioè non è che viene lasciata da sola, sia per verificare come era messa la recinzione, dargli dei suggerimenti e poi per andare a verificare se per caso nella zona potevano esserci dei cani lupo cecoslovacchi e verificare nel caso se potevano essere scappati in quel periodo. E quindi mettendo insieme tutti i dati, il dubbio che siano stati dei cani lupo cecoslovacchi, anche perché dal filmato, quello che possiamo osservare, un filmato fatto col cellulare, l'esemplare ricorda più un cane lupo cecoslovacco che non un lupo, e il dubbio rimane. L'altro intervento invece è stato di prevenzione e preallerta più o meno agli allevatori medio-piccoli presenti in zona, che comunque hanno delle condizioni rifugio e ricovero degli animali non adatte a difendersi dal lupo, perché non sono abituati, cioè come in tutte le zone nuove dove branchi di lupo stabili non si sono ancora visti, il rischio che la prima volta che un giovane esemplare in dispersione decide di provare un assalto a una pecora perché vede che c'è la rete bassa e succeda poi una strage è più alto che non in montagna, dove invece gli allevatori oramai sono abituati, sanno che può succedere, quindi magari alzano il livello di attenzione. E la cosa divertente è che quasi tutti questi allevatori che hanno le cascine nella zona della Bassa Val di Susa e del Torinese monticano nelle nostre montagne, quindi nelle aree parco, all'Orsiera, al Gran Bosco, e però fanno proprio differenza, cioè dicono l'attacco può avvenire in montagna, non qua vicino alla cascina. È vero che vicino alle cascine comunque c'è sempre presenza di esseri umani, presenza di cani, quindi disturbo che se un lupo intelligente evita, però è anche vero che è meglio fare prevenzione, ed è il motivo per cui si sono fatti una serie di interventi proprio in queste due settimane. Dunque, no, prima di passare a questo, visto ci dovrebbero essere sia Gianfranco che Umberto, se vogliono aggiungere qualcosa che magari mi sono persa. Non ci sono, sono li ho tramortiti, va bene. Allora, quindi nell'attesa che eventualmente si colleghino Gianfranco e Alberto, ti rivolgo io una domanda che arriva da una vita, che chiede se si può sapere il luogo della predazione nel primo caso, quello, il caso dubbio dei CLC.
Il caso dubbio del CLC è proprio nella zona di Casalette. L'azienda, spero di non violare la privacy nel dire qual è l'azienda che ha subito questo danno, è un'azienda che in realtà è a prevalenza agricola perché coltivano mais. Le pecore ne tenevano solo 4 come pecore di servizio per tosare l'erba, e quindi tenute quasi come animali da affezione, non come gregge. È un'azienda che in passato aveva già subito la morte di pecore a causa di pitbull scappati dalla villa vicina, quindi infatti gli abbiamo detto: ma caspita, cioè già una volta vi è successo che dei cani gli hanno fatto fuori le pecore, forse la recinzione va un attimo migliorata. E altre situazioni, andando a fare questo intervento di prevenzione, quello che abbiamo scoperto è che in un periodo molto ristretto, cioè una settimana di metà febbraio, più persone dicevano di aver avvistato 2 lupi di giorno, mattino presto, ed è questo anche che ci ha fatto pensare che fossero cani lupo cecoslovacchi sfuggiti al controllo di qualche proprietario che naturalmente non ha denunciato la scomparsa, o comunque magari li lascia andare volontariamente. E l'altra cosa che è successa, questo a Val della Torre, proprio con il tam-tam tra allevatori, notizie da bar, addirittura ci hanno parlato di video che compaiono su 6 di Val della Torre, le famose chat di Facebook legate ai comuni, video che poi in realtà, ecco lì, sono proprio dei cani, perché uno era nero, uno era grigio con le zampe bianche e l'altro somiglia a un lupo, 3 cani così. Però le persone dicono: erano 3 lupi. Allora andare a parlare, far raccontare, poi cercare di far ragionare che non possono essere dei lupi, che quelli sono cani, aiuta noi a capire che cosa sta succedendo e aiuta gli allevatori, insomma, a ridimensionare un pochino il fenomeno. Poi i lupi in quella zona lì ci sono, però appunto per adesso danni non ne hanno fatti, si spera. L'altra azione, molto velocemente, un'altra azione dell'AIFA è l'azione C5, che è quella che si doveva occupare degli ibridi. Il fenomeno dell'ibridazione è una delle minacce, secondo l'Unione Europea, per la conservazione della specie lupo. Il nostro ente non era coinvolto inizio progetto, perché l'ibridazione è un fenomeno che avviene nell'Appennino del centro Italia e che quindi lambiva un'altra area protetta, il parco dell'Appennino piemontese, appunto. E quindi loro avevano questa azione, noi no. Il problema è stato che i colleghi attentissimi che ci sono, che fanno monitoraggio, i colleghi Alberto Cellerino, Luca Giunti, Daniele Miletto, Gianfranco Careggi, Massimo Rosso, dovrei elencarli tutti comunque, che oltre a far monitoraggio loro e a vedere cose strane sul territorio piazzano anche le fototrappole, un bel momento, a gennaio del 2020, in una delle fototrappole è comparso il passaggio di 2 esemplari insieme, uno morfologicamente identico al lupo normale a cui siamo abituati, colorazione normale, l'altro biondo. E quindi da lì è partito un po' l'allarme, l'inquietudine di dire: ma come mai? Gli avvistamenti si sono moltiplicati e le analisi genetiche sono state effettuate sia da ISPRA che dal Centro Grandi Carnivori, perché la presenza di ibridi è comunque un fattore negativo che va limitato il più possibile. E esemplari biondi sono simili a quelli visti nell'Appennino piemontese e quindi si è messo in piedi un progetto nuovo, chiamiamolo così, all'interno di questo progetto per cercare di catturare questi esemplari. E Luca Anselmo sarà uno di quelli coinvolti e anche alcuni colleghi guardiaparco, e speriamo che gli sviluppi futuri siano che ci si ferma lì. Nel caso di cattura degli ibridi, questi vengono sterilizzati e poi sul loro destino finale, se tenuti in cattività presso il recinto delle api marittime o rilasciati in natura con radiocollare ma sterilizzati, quindi non in grado di riprodursi, queste poi saranno decisioni anche politiche oltre che tecniche. Basta, io non ho altro da dire, però i colleghi che sono collegati, se
appunto dimenticato qualcosa o vogliono dirmi no, hai detto hai detto male. No, no, non so se adesso mi sentite. Sì. Ah, ok, prima non avevo le cuffie e pensavo di essere sentito, invece non mi avete sentito. Buongiorno a tutti. No, confermo l'estremo interesse dei contatti con gli allevatori sia per ciò che si dà agli allevatori in termini di consigli sulla prevenzione, di materiale che abbiamo a disposizione dell'AIF per la prevenzione, ma anche ciò che si riesce a raccogliere come informazioni di chi vive il territorio. Faccio un esempio: poco fa mi ha chiamato il veterinario ASL nella zona di Val della Torre, di cui parlava prima Elisa, un allevatore che abbiamo contattato ha trovato una fatta fresca e può essere quella, come tante segnalazioni che sono venute fuori, interessanti per il monitoraggio. In Canavese, d'altro canto, in una zona in cui non ci si aspettava più di tanto presenza, invece abbiamo scoperto che tutti gli allevatori sono informati della presenza del lupo. Abbiamo avuto un attacco a un'alpaca che dal tampone dell'ASL è risultato da lupo e gira voce che ci sia stata una riproduzione in un'azienda faunistica venatoria. Tutto da verificare, però sicuramente i contatti sul territorio possono dare delle informazioni che possono essere un punto di partenza. E accanto ai due tipi di visite che ha detto Elisa, forse mi sono perso, ma ci sono anche delle visite finalizzate a valutare i sistemi di prevenzione o dati da noi o comunque degli allevatori. E non avrei molto altro da aggiungere a quello che ha detto Elisa. Allora, vedo che sta tentando di collegarsi anche Gianfranco, dice che non funziona il microfono. Comunque mi sembra sia stato detto tutto il necessario, cito dal suo messaggio. Ne approfitto per fare un'altra domanda, sempre da Laura delle Guide, chiede se le analisi genetiche hanno confermato la presenza di ibridi. Se vuoi Elisa, provo a rispondere io. Ok, niente, tenete presente che appunto bisognerà fare riferimento ai dati ufficiali che appena verranno appunto pubblicati in forma di relazione, eccetera. Quello che possiamo dire è che il gruppo familiare, il branco che c'è nell'Alessandrino, è stato identificato dal punto di vista genetico diversi genotipi ibridi. Si stanno concludendo anche le analisi genetiche per la nostra zona, sembrerebbe proprio che, insomma, anche dal punto di vista genetico ci siano delle conferme. In ogni caso, bisogna fare riferimento appunto ai fenotipi che possiamo osservare. Ci sono ibridi che non hanno praticamente sembianze diverse dai lupi. Quando ci si trova di fronte a un qualcosa di così eclatante come un esemplare biondo o più esemplari biondi, chiaramente si rizzano le antenne. Per questo motivo, da adesso in avanti si intensifica il monitoraggio per le zone che insomma potrebbero essere interessate del fenomeno dalle nostre parti, per riuscire ad avere maggiori informazioni e eventualmente appunto, come diceva Elisa, intervenire. Da questo punto di vista il protocollo che si sta sviluppando appunto prevede un po' varie tipologie di intervento, rilascio, non rilascio, esattamente come diceva Elisa, ma sembra che ci siano grosse possibilità che appunto tutti gli individui vengano rilasciati, chiaramente provvisti di radiocollare, che vengano sterilizzati senza doverli stressare troppo. Insomma, poi appena sarà tutto definito si potrà dire qualcosa di più, però sembra, anche per dare, come dire, un'impressione personale, che tutto si stia svolgendo
in un modo particolarmente interessante, preciso e, come dire, rispettoso nei confronti della specie, cosa che tra l'altro è richiesta dalla direttiva che la tutela. Sì, sarà una bella sfida, Davide, enorme, diciamo pure. Allora, invito ancora, se ci sono domande, a metterle in chat o intervenire direttamente. Abbiamo lasciato proprio un po' di tempo a fine mattinata proprio per stimolare la discussione, anche sugli argomenti che sono stati affrontati nella prima parte della mattinata, non per forza solo sul lupo. Non vedo nessun intervento. Ah, invece sì. Allora, Silvia Valchierotti chiede se c'è un'indicazione sul numero dei lupi in valle, presumo sia Val di Susa. Sì, presumo anch'io. Al momento no, nel senso che appunto le analisi sono... Sì, ok, conferma in Valle di Susa. Sono ancora in fase di elaborazione, per cui su questo non ci si può... obiettivamente sbilanciare. Ma Umberto Vetto, se vuole intervenire di nuovo. Allora, c'è una domanda rivolta immagino a Luca Maurino, che chiede da Laura Antiquario: volevo chiedere com'è la situazione ibridazione dello stambecco. Qualche mese fa si è parlato molto di un individuo chiaro, che in effetti, aggiungo io, aveva fatto molto calpore su Facebook in particolare. Non so se Luca hai voglia di dire qualcosa. Sì, certo, rispondo con piacere. La situazione di ibridazione dello stambecco è generalmente buona, soprattutto per quanto riguarda le aree protette delle Alpi Cozie. È in corso uno studio che vede Università di Torino e Parco Nazionale del Gran Paradiso, che durante il 2021 ha cercato di raccogliere tutte le informazioni di stambecchi ibridi presenti sulle Alpi occidentali. Stambecchi che sono presenti nei territori da noi limitrofi, e proprio l'esemplare bianco che... richiamava chiaramente come fenotipi una capra saena svizzera di grandi dimensioni, pelame chiaro, che è stata vista, fotografata e andata sui TG regionali qualche mese fa, ne è un simbolo classico. Ci sono delle aree, mi riferisco soprattutto alle valli di Lanzo, in cui questo fenomeno è particolarmente presente. Quindi il primo passo è cercare di monitorarli, successivamente si vedrà zona per zona quale sarà eventualmente il tipo di intervento che si potrà fare. Al momento invito tutti sempre, se trovassero delle segnalazioni, se avessero occasione di vedere animali strani per pelame, per comportamento, per forma di corna e quant'altro, ovviamente a segnalare all'ente parco. Perfetto, grazie mille. Suppongo che la risposta sia soddisfacente. C'è Umberto che rivolge una domanda soprattutto a Luca. Al volo. Facevo solo una considerazione. Avendo a che fare spesso con gli allevatori, con la leggenda metropolitana dei lanci di lupi, fino adesso abbiamo potuto dire che tutti gli individui sono arrivati con le loro zampe da altri territori per espansione naturale della specie. Sicuramente nel momento in cui si ha per le mani un soggetto che peraltro è un ibrido e lo si rimette in natura, mi aspetto già delle considerazioni malevole su questo. Sì, diciamo che ce ne si può aspettare anche sull'altro versante, quello animalista, quindi bisognerà trovare una sorta di punto d'incontro, difficilissimo. Rispondo al volo all'altro Umberto. Allora, sul Cicroides non abbiamo praticato le pitfall trap classiche, vabbè, per evitare le uccisioni, non abbiamo neanche utilizzato quelle a doppio fondo perché...
quando si vanno a cercare carabidi così localizzati, la probabilità di riuscire ad intercettarli è talmente bassa che, come dire, conviene andarli a cercare, viene da dire, meccanicamente, nel senso che bisognerebbe distribuire un numero elevatissimo di pitfall, e quindi anche da un punto di vista di sforzo diventava persino più grande. Ma questa cosa qua, insomma, era già esplicitata in bibliografia, insomma. È un metodo, quello delle pitfall, che si utilizza quando si vuole provare a fare delle checklist, diciamo, non concentrate per forza su specie così localizzate. Ottimo, grazie mille Luca, chiarissimo. Ci sono altre domande? In chat non vedo ulteriori interventi. Mi rendo conto che la situazione online non stimola di sicuro la discussione, però abbiamo anche avuto modo di raggiungere molte persone che probabilmente non avrebbero potuto essere presenti in una sala. Attendo ancora un po' per vedere se qualcuno vuole intervenire. Barbara, se posso fare una domanda io, la faccio a voce. Sempre tornando alla questione del lupo ibrido, se dalle osservazioni che sono state fatte si è riuscito a capire se è una parte, diciamo così, integrante del branco, o se è un esemplare che, diciamo così, rimbalza da una parte all'altra del territorio senza avere una zona fissa, ecco. No, in realtà è dal punto di vista comportamentale, perché questo appunto si vede bene dalle fototrappolaggi che ho iniziato a fare nell'ultimo mese, è un dominante maschio, per cui è, insomma, non è il solo ad avere delle caratteristiche strane in quel branco lì, per cui è possibile che ci sia stata già una riproduzione, forse due, chissà, magari anche tre. No, vabbè, aspetta, limitiamo i danni, Luca. No, nel senso che sì, l'avvistamento è di due esemplari biondi da gennaio 2020, fenotipicamente biondi, quindi di più non sapevamo. E adesso siamo nella fase dove sì, potrebbe essere avvenuta una riproduzione, perché, come diceva Luca, il comportamento che si evince dal passaggi davanti alle fototrappole è comunque di esemplari dominanti, ben integrati nel branco. Però speriamo di limitare i danni, ripeto. Nell'Appennino piemontese le riproduzioni ci sono già state. Allora, Simone Siviero in chat vi chiede in che zona è stato fototrappolato l'ibrido biondo. Ma su questo penso che Elisa sia d'accordo con me, che insomma non, per il momento non sono informazioni che verranno divulgate, data la delicatezza in generale della specie, ibridi inclusi. Ok. Se non ci sono ulteriori interventi, io direi che possiamo addirittura chiudere in anticipo, nonostante le premesse. Chiederei eventualmente al direttore se è ancora presente, ma non lo vedo. Ci sono. Ah, ok, se vuoi dire due parole di chiusura. Sì, molto semplicemente. Mi rendo conto che lavorando tutti i giorni, tra mille problemi e preoccupazioni, forse perdiamo un pochino la percezione della quantità di lavoro, di dati, di progetti che portiamo avanti. E quindi in questa occasione di vedere tutto raccontato ed illustrato bene, in modo attento e professionale, mi ha colpito molto favorevolmente, e devo dire anche che sono piuttosto orgoglioso di vedere tutta questa attività che
che si svolge. Sono emersi una quantità incredibile di dati di ottimo livello, sia a livello quantitativo che qualitativo, e anche molto entusiasmo, direi. Io personalmente ho imparato moltissimo e credo che tutti quanti in questi due giorni abbiamo arricchito moltissimo le nostre conoscenze e le nostre esperienze. Abbiamo scoperto nuove presenze di specie, abbiamo acquisito dei timori, delle situazioni di pericolo, sono emerse delle proposte molto interessanti, sono emersi anche tutta una serie di necessità, di azioni da fare in termini conservativi, di riqualificazione di aree degradate, di, che so, esclusioni del pascolo con recinzioni, evitare di pascolare in zone con zone umide, la delocalizzazione di fontane, dal richiamo alla sorveglianza in alcune zone su alcune specie, precauzioni di adottare a livello anche di zoonosi, non ultima questa ultima azione relativa alla necessità di fare catture su ibridi di lupo. E la conclusione è molto semplice, ecco a che cosa servono i monitoraggi e le ricerche, perché devono essere continuate. Chiudo dicendo, esprimendo il mio grande ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle attività di rilievo e di monitoraggio, a chi ha presentato le relazioni, e infine un grazie a te Barbara per il prezioso lavoro che hai fatto di coordinamento, e a Domenico Rosselli, che tutti che entrambi avete organizzato tutta questa magnifica, queste due magnifiche giornate. Grazie ancora. Grazie mille, mi unisco anch'io ai ringraziamenti a tutti i partecipanti, i relatori. Le slide saranno poi disponibili sul sito, chiedo poi, mi metterò poi in contatto io singolarmente con i relatori. Ancora grazie mille e buon appetito. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.